Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti. Stamattina presentiamo, come ben sapete, il libro Stato e criminalità, un rapporto non sempre dicotomico, edito dalla Rubettino Editore, ed è questo qui un progetto dell'Associazione Società Libera. Io passo subito ringraziamenti di rito, lo voglio fare all'inizio perché ci sembra giusto farlo così invece di aspettare la fine nel momento in cui c'è il fuggi generale. Prevediamo di terminare intorno alle 12:20 e voglio ringraziare prima di tutto l'amministrazione comunale perché ci ospita in questa splendida sala, sarà la sala dei concerti qui al comune di Catanzaro, e ci manda un messaggio l'assessore Luigi La Rosa, che purtroppo non potrà essere con noi in quanto stamattina ha avuto un impedimento di carattere personale, per cui non potrà intervenire. Noi lo salutiamo. Poi un ringraziamento particolare a Rita Tulelli, che è alla mia sinistra, che è presidente dell'Associazione Universo Minori, in quanto si è data molto da fare ed è stata, insomma, grazie alla sua preziosissima collaborazione che siamo riusciti a coinvolgere le scuole. È un problema d'audio, come sempre. Sì. Ho capito, speriamo che regga. E quindi grazie davvero Rita per il tuo impegno e per tutto quello che hai fatto per organizzare questo incontro di oggi. Poi voglio ringraziare Liberi TV, vedete ci sono due telecamere fisse che registreranno questo incontro, per cui potrà essere poi dopo, sarà messo subito a disposizione sul web, su www.liberi.tv. È una web TV che collabora con Società Libera, e ringrazio Riccardo Cristiano, che è anche il presidente di Liberi TV, e Giuseppe Tedesco, che insomma mi sta chiedendo in questi minuti se chi ha piacere di lasciare il proprio indirizzo email. Noi poi sulle altre presentazioni che faremo di questo libro, piuttosto che sulle attività di Società Libera, avremo chiaramente con piacere, vi informeremo attraverso la posta elettronica delle nostre attività. Un altro ringraziamento alla casa editrice Rubettino, che ha accolto questo nostro progetto, e poi un ringraziamento anche questo particolare a Vincenzo Olita. Vincenzo Olita è quel signore che sta in fondo, che si nasconde sempre, è il direttore di Società Libera, è voluto essere qui oggi, e vi dico, ieri è partito, si è fatto proprio tutta l'Italia perché è venuto appositamente da Milano, e lo ringrazio particolarmente per questa sua presenza. E qui colgo l'occasione per parlarvi brevemente di Società Libera. Società Libera è un'associazione che ha sede a Roma, a Milano, è un laboratorio liberale che non fa politica ma si occupa di politica e poi scende nel concreto su alcune cose. Società Libera è impegnata da tanti anni, per esempio, con il rapporto annuale sul processo di liberalizzazione in Italia, quindi pubblica ogni anno questo rapporto, è ormai da oltre 10 anni, poi dopo da 7 anni organizza la marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, proprio insomma meno di un mese fa c'è stata la 7ª edizione organizzata quest'anno a Parigi, dove è stata molto partecipata, e in più ci sono state edizioni dove questa marcia è stata fatta contemporaneamente con uno sforzo organizzativo notevole, addirittura in 4 capitali europee, oltre al premio internazionale per la libertà, che spesso è andato anche su Rai 1. Insomma, è quel pensatoio, per non dirlo con un termine inglese, perché io non amo gli inglesismi, è quel pensatoio liberale in Italia che cerca comunque di spingere non soltanto sul liberalismo, però poi affronta e approfondisce determinati temi, e siamo arrivati oggi al tema della criminalità. A questo testo, come è nato questo testo? Questo testo qui è nato dal frutto di 2 convegni, uno dal titolo Stato e criminalità,
svolto a Salerno, l'altro enti locale criminalità svolto a Firenze. Siccome gli interventi sono stati particolarmente interessanti, allora a Vincenzo e a me ci venne l'idea di dire: ma perché a questi, perché dobbiamo disperdere questo materiale così interessante e non pubblicarlo? Però nel pubblicare gli atti del convegno, come ben sapete, sono dei tomi che poi non legge mai nessuno, che finiscono semplicemente negli scaffali delle librerie alla polvere, e di conseguenza non servono a nulla. Allora abbiamo chiesto ai relatori di rielaborare i loro interventi, di cercare di fare uno sforzo anche divulgativo, no? Uno sforzo di trasformare questi loro interventi affinché tutti possano comprendere quello che loro hanno detto in convegni che di solito sono riservati un po' agli addetti ai lavori, anche se al convegno di Salerno per esempio erano presenti anche le scuole, e quindi tutto questo si è trasformato in questo testo. Comunicazione di servizio: oltre all'email che vi invito a lasciare per restare informati su tutto quello che facciamo, oggi questo testo, in particolar modo agli studenti, abbiamo fatto uno sforzo particolare, lo diamo a soli 3 euro, quindi mi auguro che tutti voi vogliate, diciamo, portarvelo a casa, perché insomma è un buon materiale di studio. Vi ringrazio, io ringrazio l'IPSIA, ringrazio il dirigente scolastico, ringrazio i docenti, perché abbiamo rivolto a voi 2 domande precise nei giorni scorsi. La prima domanda era: qual è la tua percezione dell''Ndrangheta nel territorio in cui vivi? La seconda: cosa dovrebbe fare lo Stato per contrastare più efficacemente la criminalità organizzata? Ne sono usciti 2 elaborati molto interessanti, ragionati per classe, e noi li abbiamo accolti e visionati in anticipo proprio perché volevamo calibrare i nostri interventi alla presentazione di questo libro con un taglio e un'interazione più migliore, più efficace, per non fare la solita presentazione del libro che di solito all'uditorio viene un po' inflitta come un oggetto contundente e quindi poi ognuno va via. Di conseguenza quello che mi aspetto, abbiamo previsto un'ora abbondante per questa attività qui, il dibattito, quindi i relatori sono preparati ad accogliere tutte le vostre domande, per cui adesso incomincerò a dare la parola ad ognuno di loro e ve li presento prima di tutto, e dopodiché mi aspetto che voi facciate tante domande, perché ai vostri dubbi, alle vostre incertezze, e comunque negli elaborati io ne ho trovato tante, ho trovato anche un po' di confusione. Il problema non è che viene da voi, il problema è l'informazione che raggiunge voi sul tema della criminalità organizzata. Avrete, diciamo, l'opportunità anche di fugare molti dubbi. Quindi vi presento i relatori. A partire dalla mia destra c'è Giuseppe Valentino, segretario generale della Camera del Lavoro di Catanzaro, Luciano Regolo, direttore dell'Ora della Calabria, che ci racconterà la storia di questo giornale che ad un certo punto, l'Ora della Calabria, già Calabria Ora, che ad un certo punto ha smesso le sue pubblicazioni, non esce più in edicola. Dopo abbiamo Luigi De Sena, già vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, senatore nella scorsa legislatura, Rita Tulelli, presidente dell'associazione Universo Minori, e poi dopo ci ha raggiunto Tiberio Bentivoglio. Io non la conoscevo visivamente, non ci siamo visti prima, mi scuso. Tiberio Bentivoglio, che interverrà dopo, e quindi ci racconterà un po' la sua storia di testimone di giustizia, che è una storia molto significativa. E ci raggiungerà a breve anche Angela Napoli. Angela Napoli nella scorsa legislatura è stata parlamentare e ha fatto parte della commissione bicamerale antimafia. Voglio dire soltanto una cosa in premessa, vi ruberò un minuto, non di più. Spesso sento dire in incontri come questi, piuttosto che sui giornali, in Calabria non siamo tutti mafiosi. È un'espressione estremamente errata, perché affermare questo significa che
2 milioni di cittadini calabresi, diciamo che partecipano attivamente in modo abbondante alle attività criminali. Non è così, è sbagliato dire non tutti in Calabria sono mafiosi, perché i mafiosi in Calabria sono pochi. Noi parliamo su una popolazione di 2 milioni di persone, di alcune migliaia di persone che sono direttamente coinvolte e che si adoperano nelle cosche ad organizzare le attività criminali. Dobbiamo incominciare ad affermare che la stragrandissima maggioranza dei cittadini calabresi che è gente onesta e che non ha nulla a che fare con la 'ndrangheta. Questo qui secondo me è importante, perché dare valore alle parole è estremamente importante. Così come ho notato in uno degli elaborati, questo non è una critica, ma appunto quel discorso di che tipo di comunicazione arriva, che messaggio arriva e come questo viene elaborato. Attenzione, le parole hanno un valore, perché quando parliamo di mafie parliamo della generalità delle attività criminali in Italia. In Italia, che poi dopo le attività si estendono anche in Europa e al resto del mondo. Però dobbiamo conoscere anche le parole. In Calabria dobbiamo parlare di 'ndrangheta, non dobbiamo parlare genericamente di mafia, così come in Sicilia dobbiamo parlare di Cosa Nostra, così come dobbiamo parlare in Campania di Camorra, così come dobbiamo parlare nelle Puglie di Sacra Corona Unita. Non ci dobbiamo accontentare genericamente di mafie. E in più, questo è, diciamo, il messaggio che voglio lanciare a voi studenti che oggi siete venuti qui, è quello di pretendere più informazione, più corretta informazione, a partire proprio dalla scuola, più attività di questo tipo. Nicola Gratteri, che penso che la maggior parte di voi almeno una volta avete sentito parlare, diciamo, di chi si tratta, insomma, un magistrato fortemente impegnato proprio alla lotta alla 'ndrangheta e che svolge il suo servizio presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, su queste e sulle scuole, lui è un abile divulgatore, ha scritto anche tanti libri, si è espresso tantissime volte. Io sono molto d'accordo con lui quando dice: noi dobbiamo dare alla scuola un ruolo maggiore, dove preferibilmente la mattina si impara la grammatica, per evitare che poi dopo gli avvocati si presentino in tribunale con i se potrei, e il pomeriggio fare un'intensa attività extrascolastica, ma coordinata dalla scuola, dove gli studenti bisogna imparare a saper leggere i libri, a saper guardare e criticare i film e ad occuparsi in quantità maggiore di antimafia, perché senza la cultura nei vostri elaborati, senza l'informazione, l'ho trovato nei vostri elaborati, noi non riusciremo a cavarci da questa piaga, che non è genericamente una piaga sociale come qualcosa che ci è caduto dall'alto, l'ineluttabilità delle cose. No, le attività della mafia sono attività scientifiche, ed è sbagliatissimo pensare che ci sia una contrapposizione, ad esempio, fra Stato e mafia, dove le mafie giocano un ruolo in contrapposizione, nel senso che vogliono battere lo Stato per sostituirlo. Questo è una chiave importante da capire. È esattamente il contrario. Le mafie hanno bisogno dello Stato, non vogliono sostituirsi allo Stato, perché grazie anche, diciamo, a tutte le inefficienze, a tutte le burocrazie, a tutta la non volontà politica, sto riprendendo i passaggi che avete scritto voi nei vostri elaborati, e grazie a tutto questo che si è potuto creare lo strapotere, e soprattutto grazie a tutto questo che la 'ndrangheta è potuta diventare una delle organizzazioni criminali più potenti e più pericolose al mondo. Voi giovani studenti dovete pretendere questa informazione, perché qui c'è in gioco il futuro di una regione, dove nel vostro futuro, se c'è, per esempio, per fare un esempio pratico, non parlare, diciamo, solo per esempio per cose astratte, no? Se c'è qualcuno di voi che domani vuole mettere su un'impresa, questa regione ha tutte le possibilità. Beh, fino a quando parliamo di una piccola impresa dove c'è solo il titolare, oppure dove c'è uno o due dipendenti,
gravi problemi non ce ne sono. Se qualcuno ha un bar, potrà passare qualcuno a prendere il caffè a sbalzo. Qualcuno vi potrà chiedere a Natale qualche centinaio di euro da regalare, voglio dire, e via discorrendo. Ma se uno vuole fare impresa seriamente in questa regione, questo non è più possibile. Non è più possibile perché gli imprenditori calabresi denunciano in una misura che supera il 55% un diretto condizionamento da parte delle attività criminali. Come si esercita? Si esercita con la richiesta del pizzo, quindi con il racket delle estorsioni, ma si esercita anche con l'imposizione delle forniture. Se andiamo su dei settori, facciamo un esempio per tutti, l'edilizia, l'imprenditore di un certo peso, quello che ha 5, 6 e più dipendenti, non è libero di andare a prendere il cemento, il ferro, la sabbia, dove gli piace a lui, per cui negoziare sulla qualità dei prodotti e sul prezzo, no, perché verrà sempre qualcuno ad avvicinarlo, a mettergli la mano sulla spalla e a dirgli: amico mio, qui siamo divisi per zona, tu il ferro te lo devi comprare qua se vuoi stare tranquillo, il cemento te lo devi comprare là se vuoi stare tranquillo. E quando si supera un certo numero di dipendenti, quella stessa persona ti avvicina molto amichevolmente e dice: senti, ho bisogno di un favore, ho bisogno che mi assumi a lui. Ma, e poi dice: ma io non avrei bisogno di Giuseppe come, perché non è qualificato. Dice: ma ti do un consiglio, ma assumilo, che ti può servire? Ti fa stare tranquillo. E questo è un modo di poter fare impresa in questa regione. Queste informazioni le dovete sapere, le dovete elaborare. Io da tanti anni cerco di esercitare il consumo critico. Vabbè, leggo giornale, leggo qualche libro, mi informo sui nomi e quanto spendo, che può essere dal caffè fino alla spesa più importante, non so, quando vado a comprare un elettrodomestico per esempio, oppure quello che mi serve, insomma, esercito il consumo critico e lo metto in relazione. Io in certi esercizi commerciali non ci vado, o perlomeno faccio di tutto per evitarlo, perché loro non devono avere i miei soldi, soprattutto nel circuito legale. L'ho fatta lunga e me ne scuso. Allora, io passo subito la parola a Luigi De Sena, il quale incomincerà ad introdurre, a parlarci di questo libro, ed è anche, so che è anche portatore di una proposta concreta. Dopodiché, ripeto, mi aspetto che ci siano tante domande da parte vostra, gestirò io il dibattito, quindi buon incontro. Voi, grazie per la vostra presenza. Io credo che il libro contenga delle indicazioni molto importanti, ma in estrema sintesi io devo affermare che nell'ambito della lotta alla mafia noi abbiamo una serie enorme di successi. Serie enorme che va dagli arresti al sequestro, al confisco. Sono per lo meno 20 anni che l'Italia occupa il primo posto nella classifica mondiale della repressione della mafia, forse è l'unica classifica in cui l'Italia è più terra. Ma la domanda che si pone è: a questo punto, perché dopo 20-30 anni questa lotta così assidua, così di grande successo, non esiste ancora la mafia in Italia? Guardate, mi è stata chiesta nei confronti internazionali, quando ero vicecapo e direttore generale della polizia criminale, e in effetti la risposta è una sola, perché l'azione di repressione non è accompagnata da un'azione di prevenzione generale. E la prevenzione generale è lo Stato, la politica che deve operare, le istituzioni che devono operare. La signora prima parlava di una burocrazia esasperata, questo ormai è un problema conosciuto in tutto il nostro paese, ma non vedo grandi soluzioni, quindi in effetti politiche e istituzioni dovrebbero fare dei passi da giganti. E come? Andiamo su 3-4 esempi pratici. Noi pretendiamo
si pretende che l'imprenditore deve denunziare il pizzo. Per mie esperienze personali, professionali e istituzionali, l'imprenditore che ha denunziato è l'estortore ed è sottoposto anche a tutela della propria incolumità personale, da quel momento in poi non ha più contratto. Viene emarginato. Qual è la soluzione per rendere appetibile l'offerta legale? Bisogna trovarlo, bisogna trovare una normativa. E qual è la normativa? Se io vado ad accertare l'imprenditore sollecitato a denunciare il pizzo, alla fine devo sostenerlo. E lo devo sostenere con la norma che gli consente di partecipare agli appalti pubblici con una valutazione per lo meno del 25% in più degli altri. Così si dà una lezione. Così si rende appetibile l'offerta legale. C'è un testimone che credo che mi darà sicuramente sotto questo aspetto, perché credo che non pure lei ha subito parecchie vicende. Ce ne sono tanti altri in Calabria come in Campania, ma vivono in un contesto lavorativo assolutamente insopportabile, intollerabile, e allora diventa per loro preferibile l'offerta illegale. Questa è la storia. Passiamo ad sotto l'aspetto poi tecnico operativo, testimoni e collaboratori di giustizia. Anche nell'ambito della gestione dell'ufficio c'è bisogno di una distinzione. Sono due cose, due categorie completamente diverse. E anche sotto questo aspetto la normativa regolamentare dovrebbe procedere a nettamente separare i due contesti, anche sotto l'aspetto di chi interviene di carattere finanziario. Terzo, alcune volte parliamo anche di legislazione criminologica. Se noi abbiamo nell'ambito degli appalti pubblici la metodologia più usata è quella del massimo ribasso, io lo ritengo questa metodologia un'istigazione dei libri, eppure difficilmente si riuscirà ad abbatterlo, e se non sono in Parlamento ci sono disegni di legge per abbattere anche questa normativa, quindi cambiarla radicalmente. Infiltrazione. Guardate, dal 1991 credo la legge che è andata in vigore, sono stati assolti 250 consigli comunali. Facendo un'analisi costi e benefici, i costi sono enormi, i benefici per la verità non mi sembrano soddisfacenti. E allora bisogna creare qualche altra cosa, invece di fare un accesso per lo scioglimento, vado a fare un accesso a sostegno di quei sindaci che si mettono veramente in discussione, specialmente in Calabria, specialmente nel nostro mezzogiorno, per l'interesse della collettività. Però bisogna sostenere, e secondo me l'unica soluzione per sostenere oggi è ripristinare il controllo degli atti. Ci ricordiamo il famoso Corelli, attraverso il quale si aveva il vaglio di tutte le delibere degli enti locali e molto spesso venivano annullate. Per questo è anche per dare sostegno a quei sindaci di cui facevo riferimento prima. Agenzie, e qua lascio a voi il protagonismo e le richieste giuste. L'agenzia dei beni sequestrati e confiscati, io personalmente l'ho criticata, avrei preferito l'agenzia dei beni confiscata definitivamente, avrei preferito mettere a norma prima i beni confiscati definitivamente, il cui 46% non viene utilizzato. Perché? Perché è gravato da ipoteche bancarie. Allora abbiamo il coraggio di dire, di affermare e di regolare in questo senso, nel momento stesso in cui il bene viene definitivamente confiscato, legato tutto alle ipoteche bancarie.
una riflessione che vi propongo. Altrimenti non si esce dall'equivoco, specialmente nell'ambito del settore economico imprenditoriale. Abbiamo poi un'enfasi per quanto riguarda i beni sequestrati. C'è un populismo sfrenato. Parliamo di 20 miliardi di patrimoni di beni sequestrati. Il 75% di questi beni sequestrati vengono dissequestrati nel corso del procedimento. Questo che cosa sta a significare? Che molto spesso noi sacrifichiamo la qualità al populismo, alla quantità. Solo il 25% arriva invece a confisca definitiva. Bisogna assolutamente invertire la tendenza. Il 75% che va a confisca definitiva, il 25% che è un dato fisiologico, può andare a dissequestro. Queste sono delle riflessioni che vengono portate all'attenzione di voi attraverso questo volume, che è il prodotto di due convegni fatti, uno a Salerno e uno a Firenze. La mia esperienza parlamentare però mi induce anche a proporvi una riflessione tipicamente meridionale. Quali sono? La Calabria è la regione, e saluto l'onorevole Angela Napoli, che mi lega grande affetto, una grande ammirazione. Proprio la Calabria risulta la regione più disastrata, la più compromessa, perché in effetti vive in un contesto territoriale ossessionato dalla 'ndrangheta, che oggi, come oggi, come giustamente diceva Marco Marchese, è la mafia più, diciamo, più virulenta. Io credo, faccio quello che abbiamo considerato con il registro, io credo che proprio dalla Calabria possa partire invece un messaggio culturale di grandissimo spessore per quanto riguarda una nuova questione meridionale, sempre che i meridionali e i calabresi si rendano conto delle proprie capacità e si rendano conto che possono effettivamente riscattarsi, ma specialmente per quanto riguarda risorse finanziarie, siano capaci di utilizzare veramente quelle poche risorse finanziarie che esistono, ma in proporzione a un certo verso per quanto riguarda quelle comunitarie, estremamente interessanti. Ogni conclusione di programmazione comunitaria, le quattro regioni convergenze, vale a dire la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Puglia, restituiscono i soldi a Bruxelles. Non è possibile. E allora se riuscissimo a fare un movimento culturale che vada a coincidere, vada a sintetizzarsi in un manifesto, non un manifesto per il Mezzogiorno, ma un manifesto del Mezzogiorno, con protagonisti del meridionale, in ogni settore, ma specialmente in quello della cultura, io credo che forse l'Italia può migliorare proprio grazie ai meridionali e in particolare alla Calabria. Grazie. Grazie a Luigi De Sena. Appunto, come ci diceva, ci ha raggiunto anche Angela Napoli, la quale se vuole accomodare. Io adesso voglio dare la parola a Luciano Regolo. Luciano Regolo è il direttore dell'Ora della Calabria. Già Calabria Ora. Questo giornale ha una vicenda molto compromessa. Io voglio fare una domanda a Luciano Regolo. Luciano, come si è potuto verificare che nel silenzio, poi tutto sommato, un quotidiano, diciamo, regionale, importante, che per tanti anni è stato in edicola, ad un certo punto accade un incidente, chiamiamolo così, ce lo spiegherai tu, e questo giornale sparisce dalle edicole? Un giornale peraltro che sulla 'ndrangheta stava tutti i giorni sul pezzo, ed è anche utile regolare con moltissimi redattori che insomma
hanno subito pressioni, minacce. Come è potuto accadere che questo giornale sia scomparso dalla editoria Campresa? Beh, intanto rispondo subito alla domanda. Prima volevo soltanto dire che sono particolarmente felice di essere qui, perché diciamo un libro come questo, poi lo dirò dopo anche perché, e un'occasione come questa sono particolarmente importanti proprio nella lotta contro, diciamo, le mafie, nel senso che l'informazione e anche il coinvolgimento educativo costituiscono una seria opportunità di baluardo e di rompere quella mentalità di cui è frutto anche la vicenda personale che ho subito. Io sono tornato in Calabria, sono nato a Catanzaro, intanto sono stato educato da due catanzaresi a valori di un certo tipo, che mi sono portato sempre dietro lavorando a Milano come giornalista. Ho accettato volentieri questo incarico perché mi sembrava di poter appunto portare il mio know-how qui e contribuire, diciamo, anche a creare delle opportunità di lavoro, di informazione, di comunicazione, anche di apporto delle nuove tecnologie nell'informazione. Questo era il motivo per cui sono arrivato. Ho ripreso fiero anche la cittadinanza di Catanzaro, dove appunto sono nato. Peraltro, diciamo, faccio notare che il sindaco di questa, diciamo, amministrazione non ha mai espresso solidarietà all'area della Calabria nelle vicende che abbiamo subito, viceversa ha, diciamo, manifestato il suo plauso quando il senatore Gentile fu, diciamo, nominato sottosegretario per poi dimettersi dopo la campagna mediatica che era stata sviluppata, e questa la dice Luca. E la nostra vicenda è una vicenda tipo, no? Ci sono, Saviano l'ha definita un po' quella telefonata che io registrai la notte tra il 18 e il 19 febbraio, una summa di tutte le subculture pseudo-mafiose, perché quella che è una, diciamo, la situazione è questa. Io ero in redazione e avevamo appena terminato la lavorazione di quel numero, avevamo in prima pagina la notizia di una inchiesta aperta sul figlio del senatore Tonino Gentile, che si chiama Andrea Gentile, per delle consulenze cosiddette d'oro che l'ASP di Cosenza gli aveva attribuito. Le consulenze appunto sono dei servizi di consulenze che venivano attribuiti dall'ASP cosentina in favore, diciamo, di Andrea Gentile. Allora, l'apertura di una inchiesta non significa che la persona ovviamente sia abbia realmente commesso il reato, è ovviamente una notizia che è giusto che la comunità apprenda. Dopodiché, diciamo, io stavo andando via dal giornale e giovane editore Alfredo Cipriglio mette al corrente di aver ricevuto una serie di telefonate insistenti dello stampatore Umberto De Rose per convincerlo a farmi cacciare la notizia. Allora io ho detto, non se ne parla neanche, chiamalo, diciamo, e glielo ripeti, glielo ribadisci, diciamo, perché aspettava la risposta. In quel momento eravamo su di macchina, io ho registrato questa telefonata dove, diciamo, faccio presente che oltre, diciamo, ai linguaggi violenti, nel senso che viene detto devi dire a sto cazzo e regulo di cacciare sta cazzo di notizia, perché chi fa male a tia fa male pure io e al giornale, no? Quindi, insomma, è tutta una cosa. Viene sostanzialmente, diciamo, prospettato uno scenario virulento, diciamo, al giovane editore, tale per cui tu conosci l'influenza di questa di Gentile, sai che lui sta per essere nominato sottosegretario, sai che loro, diciamo, lui dice ma mi possono fare male nei miei guai giudiziari perché questa famiglia è sottoposta a sua volta a inchieste, indagini, sequestro di beni dell'antimafia, eccetera, quindi andiamo a setacciare tutto un ventaglio ampio di queste, tutto quello di cui abbiamo parlato finora. E lui dice non solo al tribunale, al FRE, a dovunque, no? Nel senso, questo è, diciamo, la paura, la grande paura, diciamo, che viene seminata, eccetera, e poi dice anche insistentemente di convincerli a cacciare la notizia. Ora io, diciamo, ovviamente questa notizia non l'ho tolta, devo dirvi che tornando a casa inizialmente ero quasi inorridito, poi c'è la famosa frase del cinghiale, no? Perché al FRE il cinghiale è ferito, poi quando è ferito ammazza tutti, cioè, nel senso, quindi attenzione, no? Quindi era... Ora, quando io sono arrivato a casa ero quasi attonito da questa situazione, nel senso che da una parte mi sembrava quasi esilarante, vi devo dire la verità, cioè, nel senso, mi sembrava grottesca e ridicola, dall'altra era agghiacciante che ci potesse, cioè, quella telefonata comunque tradiva una subcultura consolidata, tale per cui, diciamo, innanzitutto lui dice per quale motivo potevi fare questo, per chi, per niente, cioè
la libertà di stampa, il diritto di informare, di conoscere, diciamo, delle situazioni, era addirittura un puritanale, no? Diciamo, in questa, ed era consolidato, perché dice, nella telefono dice, lo sanno che sei tu, quindi non esiste il rispetto del lavoro della redazione, il rispetto di una comunità del diritto all'informazione. E quindi telefonai a un mio collega, insomma, al mio vice, per dire guarda, è successo questa cosa, era incredibile. Poi il resto un po' è storia nota, nel senso che il giorno dopo io feci una conferenza stampa, denunciai pubblicamente questa situazione, senza dire che avevo la registrazione. Abbiamo assistito a un balletto assurdo, diciamo, dove praticamente veniva prima negata questa situazione, eccetera. Poi quando è stata diffusa da me la, diciamo, la telefonata, solo dopo che l'aveva acquisita la procura di Cosenza, allora c'è stata la nomina sottosegretario di Gentile, il quale, diciamo, poi si è dimesso, diciamo, da sottosegretario. Anche questa storia è nota. Ora vi faccio presente una cosa: da quel momento il De Rosa cosa fa? Siccome era creditore di una somma, diciamo, consistente, nel senso che lui ha stampato il giornale per anni, non solo l'Ora della Calabria, ma anche Calabria Ora, senza mai ricevere alcun corrispettivo, e già questa è una cosa incredibile, di cui ho chiesto, diciamo, alla commissione antimafia, da cui sono stato ascoltato, la Reggio Calabria, di indagare su questi rapporti, cioè di chiedersi come, cosa può spingere un editore, diciamo, a scegliere uno stampatore che pratica delle tariffe assolutamente superiori al valore di mercato, di circa 25.000 euro mensili in più di quelli che sono richiesti normalmente da preventivi. E in secondo luogo, cosa spinge uno stampatore a continuare, anche di fallimento in fallimento aziendale, a stampare per lo stesso editore senza che, diciamo, ricevere alcunché? C'è quantomeno una cosa curiosa su cui interrogarsi. Bene, diciamo, questo stampatore, che non aveva mai sollecitato alcun pagamento, improvvisamente scrive una lettera, diciamo, dicendo o pagate durante questo il caso Ragate, dice o pagate tutto subito ai ciclini questo, oppure, diciamo, io vi faccio fallire, perché aveva ricevuto un assegno a garanzia, diciamo, che era scoperto e quindi voleva provocare fallimento aziendale. Io pubblico questa lettera che aveva quasi delle caratteristiche estorsive e quindi, diciamo, a quel punto si plaga invece tutta la situazione. A un certo punto viene nominato un liquidatore. Il liquidatore è colui il quale, diciamo, quando l'azienda ormai è un disavanzo irresanabile, non si può ricapitalizzare, eccetera, appunto viene incaricato di sciogliere, insomma, di risolvere tutte le dipendenze e poi di sciogliere la società. Ora, questo liquidatore, diciamo, a un certo punto veniamo a sapere che sta trattando la cessione della testata a chi? A Umberto De Rosa, che è il protagonista della stessa telefonata del cinghiale, no? Quindi noi, diciamo, io denuncio pubblicamente questa situazione con un editoriale, parlo per la prima volta, diciamo, di accorduni, un termine che, diciamo, mi è stato suggerito alla parola tentatuni, no? Diciamo che nasce dalla cosa. Ecco, l'accorduni è quell'intesa ai confini della legalità che qui, diciamo, nel Meridione, in Calabria, diciamo, io ho potuto vedere, si sviluppa tutto tondo, tale per cui non esiste un nemico, un valore, diciamo, eccetera. Esistono le intese inconfessabili, silenziose, eccetera, per cui per il tornaconto personale comunque, diciamo, si stringe l'alleanza e poi anche il nemico diventa amico per quel contesto e poi si riprendono, diciamo, le faide varie, diciamo, nella varia situazione. Quindi cosa è successo? Quando noi denunciamo questo, la redazione va in sciopero, questo liquidatore cosa fa? In spregio a qualunque, diciamo, norma e tutto, ordina non soltanto la, diciamo, sospensione delle pubblicazioni, ma anche l'oscuramento del sito, che non aveva nessun costo neanche di carta, di stampa. Quindi, diciamo così, pensando proprio di mettere il silenzio, quella silenziosità. Invece noi abbiamo costituito il blog, L'Ora Siamo Noi, da quel momento ci siamo impegnati anche col sostegno della Federazione Nazionale della Stampa a portare, diciamo, questa nostra protesta, a continuare, eccetera. Vi faccio presente una cosa. Il, diciamo, senatore Gentile, tassativamente, diciamo, ormai io è la quinta volta che replico a mezzo stampa, diciamo, con comunicati, eccetera, si pone come una vittima mediatica, no? Perché dice... io non sono stato, non ho, dice non ho, non c'entravo, non ho, è una montatura, è una cosa così, diciamo, eccetera. Dice mio figlio ha avuto l'archiviazione per questa vicenda. Ora, dopo questa vicenda, la procura di Cosenza ha praticamente rinviato al giudizio De Rosa per violenza privata, che risulta quindi, diciamo, adesso imputato. E per quanto riguarda, diciamo, il figlio del senatore Gentile, Andrea Gentile, io non lo so se questo veramente ci sia stata l'archiviazione. Vi faccio presente tuttavia che io, come parte lesa, non ho mai ricevuto nessuna notifica di questo e che i miei legali hanno presentato un'istanza. Da quel momento io non so più nulla, diciamo, nel senso che non mi risulta questo. Ma c'è un altro fatto: chi ha chiamato
gentile il cinghiale ferito, l'ha chiamato De Rosa, che è un suo sodale. Qui la procura di Catanzaro sta indagando sulle assunzioni dei due figli, diciamo, in Calabria, che ha fatto De Rosa, no? Diciamo. E a parte questo, se il suo nome fosse stato, a proposito, perché in questa telefonata lui non soltanto si pone come garante De Rosa ed è gentile, dice io parlo a nome loro, lo ripete più volte questo concetto, ma io ho pubblicato anche i messaggini che Gentile Junior mandava, diciamo, all'editore dicendo ho parlato con Umberto, cioè De Rosa, ti ringrazio per quello che farai, cioè fammi tagliare la notizia. E in più, diciamo, ci sono anche messaggi di De Rosa analoghi, diciamo, al Citrinio, e in più ci sono i tabulati telefonici, tali per cui dopo la telefonata del cinghiale, un minuto dopo, Umberto De Rosa parla con il senatore Gentile. Ora, era luna di notte, si può anche pensare che raccontassero la favola di Cappuccetto Rosso, per carità. Ma in questo caso un senatore della Repubblica ha comunque il dovere di difendere, diciamo, la libertà di stampa, diciamo, di indignarsi, quindi avrebbe dovuto querelare De Rosa e avrebbe dovuto fare cose che non è mai venuto. Anzi, il senatore Gentile, e non solo, diciamo, erano tra quelle persone che insistevano perché, diciamo, De Rosa fosse riconfermato alla presidenza di Fincalabria, dove è rimasto fino a scadenza del mandato. Ditemi se una comunità civile, diciamo, può tollerare che, diciamo, la più grande finanziaria regionale sia presieduta da chi si esprime, da chi, diciamo, perpetra determinati meccanismi. Ora, in questo, diciamo, ho cercato di costruirvi nel modo più rapido possibile quello che abbiamo subito e che stiamo subendo. Si sono visto diversi silenzi, diverse omertà, la volontà proprio di rendere silenzioso. Vi faccio presente che adesso, diciamo, De Rosa stampa un altro quotidiano, diciamo, quindi tutto si ricompone poi nelle solite logiche. C'è un altro progetto editoriale in cui, diciamo, è coinvolto uno, diciamo, di quelli che veniva a convincermi, è un pubblicitario che veniva a convincermi ogni due secondi per fare l'accorduni con De Rosa, cioè nel senso, guarda, lui ti assume tutte le persone, tu hai il dovere anche verso i tuoi colleghi, perché voi perdete il lavoro, non c'è lavoro per i giornalisti in Calabria. Sapete che anche a me è venuto a un certo punto il pensiero, dico, ma forse io sto alterando degli equilibri. Per un attimo ho vacillato, ma dico, ma cosa stai dicendo? Poi ho detto a me stesso, perché questo sistema si regge sulle miserie anche delle persone, no? Sul fatto, diciamo, e questo poi è un problema che si riverbera in tutti gli altri settori, perché, diciamo, non deve essere la condizione di difficoltà o di, diciamo, stento a trovare un'occupazione, a permettere la quiescenza, a permettere di girarsi dall'altra parte, eccetera. La principale, diciamo, difficoltà nella lotta contro le mafie è quella mentalità, purtroppo, così, che ho sentito così forte in questi 8 mesi di ritorno in Calabria, del tanto inutile che alzi la testa, perché ti fai dei nemici, tanto non serve a nulla. Questa è la principale difficoltà. Ecco perché occasioni come queste sono invece importanti. In questa dura, abbiamo fatto anche una dura opposizione di occupazione. Con i miei colleghi abbiamo, diciamo, dormito per oltre 2 mesi e mezzo in una redazione occupata, abbiamo sollevato uno striscione, che era l'ora della dignità. Purtroppo dei miei colleghi oggi, diciamo, che hanno condiviso questa battaglia, eccetera, si trovano a lavorare un quotidiano che viene stampato, diciamo, dalla stessa persona, eccetera, ma sono sicuro che loro condividono al 1000 per 1000 questi valori, diciamo, di cui stiamo parlando. In queste dure giornate, vi dicevo, ci sono state le persone che mi hanno dato sostegno, a me e ai colleghi, diciamo, un sostegno importante, perché ci si sente isolati in queste battaglie, maledettamente isolati. Una di queste è qui presente, Angela Napoli, e, diciamo, e l'altra è stata anche il ministro Lanzetta, e tutti e due sono venuti a visitarci nella redazione, ma non soltanto, si sono impegnati ognuno come poteva, diciamo, per diffondere la nostra protesta, per far riflettere la comunità sui significati, sui tanti che si addensavano in questa storia. Vi faccio presente che questo libro è molto importante perché, diciamo, affronta il problema sotto vari punti di vista, no? C'è il problema economico, imprenditoriale, c'è il problema politico, c'è il problema delle infiltrazioni, eccetera, e c'è il problema etico. Allora, tutti questi saggi presentano anche, in alcuno per esempio anche c'è il sindaco di un comune di Senese che fa giustamente richiama la carta di Pisa, indica, diciamo, delle situazioni per evitare queste commistioni, eccetera. Ma le due, diciamo, personalità che dicevo prima, il ministro Lanzetta e Angela Napoli, parlano di due concetti che secondo me sono particolarmente significativi. Il ministro Lanzetta fa notare come, diciamo, più del 70% sono piccoli comuni, no? Questa è, diciamo, nella realtà nazionale, il 79% addirittura in Calabria, e come, diciamo,
lei abbia visto, diciamo, tornando un po' anche lei con entusiasmo da farmacista a Roma, diciamo, nella Calabria, con l'idea di fare qualcosa, diciamo, per la propria terra, eccetera, si è trovata con una mentalità consolidata, diffusa, diciamo, per cui quell'illegalità nella distribuzione degli appalti e di tutto il resto, diciamo, eccetera, veniva dato come un fatto, ahimè, scontato, dove devi stare comunque zitto perché è meglio, guai a te, se no, altrimenti. E dopo, diciamo, che questa è una cosa che si consuma effettivamente nel territorio, mentre, diciamo, Angela Napoli fa riflettere su un concetto che è molto importante sul piano etico, cioè esiste una responsabilità individuale, ecco, questo, diciamo, è il fatto, secondo me, importante in giornate come queste. Ognuno di noi ha un dovere, diciamo, contro la mentalità dell'accordumi, dell'omertà, del silenzio, diciamo, del voltarsi all'altra parte, esiste il concetto invece del valore e della responsabilità. Ognuno di noi, dalla scuola in poi, dall'insegnante in poi, diciamo, eccetera, ha una responsabilità di affermare con la propria coerenza, col proprio comportamento, che esiste una legalità, che esiste e va rispettata mille per mille. Grazie. Grazie mille a Luciano Regolo. E ragazzi, vabbè, per ricordarvi che noi facciamo opera di divulgazione, per cui vi ricordo, quando andate via, chi ha piacere, questo testo qui se lo può portare via, e oggi abbiamo fatto uno sforzo, solo 3 euro. Ma io volevo dirvi anche un'altra cosa: Luciano Regolo ve lo dovete portare a scuola per raccontare questa storia, perché questa qui è una storia importante, ve lo dovete portare a scuola, ve la dovete far raccontare questa storia, e la dovete far conoscere a tutti i vostri compagni di scuola, perché è importante. Cioè, qui ci sono in questa regione anche le pressioni che impediscono le uscite delle notizie. Questo è grave, perché poi ci si pone sempre la domanda: che cosa stiamo leggendo quando acquistiamo un quotidiano, quando ci capita sotto le mani? Io a questo punto vorrei dare la parola a Rita Burelli, presidente dell'Associazione Universo Minori, che non ringrazierò mai abbastanza per il lavoro proprio organizzativo per la buona riuscita dell'incontro di oggi. Buongiorno a tutti, ringrazio l'Associazione Società Libera nella persona di Marco Marchese, ringrazio gli illustri relatori. Per me oggi è un piacere e un onore far parte di questa giornata, far parte di questo discorso sulla mafia, perché comunque noi come Associazione Universo Minori ci siamo occupati parecchie volte di minori che purtroppo fanno parte di criminalità organizzata. E il crimine purtroppo si sta espandendo a macchia di leopardo in tutte le regioni del sud, mafia, camorra, 'ndrangheta partono dalle regioni del sud, regioni poverissime, dove l'arretratezza culturale, l'arretratezza economica hanno fatto sì che la criminalità organizzata trovasse terreno fertile. Purtroppo dalle regioni del sud quella criminalità organizzata è andata via via dilagandosi anche in tutta la penisola senza discriminazioni. La mafia purtroppo ha seri contatti con la politica, infatti il voto clientelare, i candidati comodi per i politici, i candidati comodi per la mafia, questo rapporto purtroppo indissolubile che si crea. Infatti in una mia esperienza personale, purtroppo, tra Tribunale Minorile, Associazione Universo Minori, in quanto io come giovane dottoressa in legge, grazie anche all'ausilio di mio zio, che purtroppo è venuto a mancare poco tempo fa, che era un procuratore del Tribunale dei Minori di Catanzaro, abbiamo avuto, come dicevo all'inizio, dei contatti con dei ragazzi che erano stati avvicinati dalla criminalità organizzata. Questi ragazzi, che sono ragazzi fragili, dove cedono alle lusinghe di questa criminalità le false promesse, le promesse del rispetto, le promesse del guadagno facile, fanno sì che questi ragazzi si avvicinano sempre di più a questa criminalità organizzata. Infatti noi il messaggio l'abbiamo voluto più volte lanciare alle istituzioni che possano aumentare le risorse umane e possano anche aumentare le risorse economiche disponibili.
E purtroppo nel meridione cresce sempre di più il crimine, infatti sequestri, scontri a fuoco, purtroppo sono in quei fattori dove ormai la società, il cittadino si è assuefatto. E quindi oggi speriamo noi come Associazione Universo Minori, speriamo come Associazione Società Libera, che ai ragazzi rimanga qualcosa, che ai ragazzi possano essere trasmessi dei valori, valori che sicuramente verranno diffusi da parte dell'onorevole Angela Napoli, da parte del senatore Luigi De Sena e da parte di tutti gli illustri relatori che sono qui presenti. Purtroppo il crimine negli ultimi anni, il crimine organizzato, ha delle modalità e delle regole vere e proprie di una società per azioni. Quindi speriamo che man mano, con l'aiuto delle scuole e con l'aiuto delle istituzioni, questo crimine, che purtroppo si sta espandendo a macchia di leopardo, possa avere un freno. Grazie mille. Grazie a Rita Tulelli. Intanto noi cominciamo ad avviarci anche alla fase del dibattito, per cui vi chiedo di prepararvi e non abbiate timore di fare anche domande scomode, siamo qui apposta. Io in questo momento vorrei dare la parola ad Angela Napoli. Angela Napoli nella scorsa legislatura è stata parlamentare e ha fatto parte della commissione bicamerale antimafia e in questo momento è consulente della commissione bicamerale. Innanzitutto chiedo scusa al senatore De Sena, a tutti i relatori e a voi qui presenti per il ritardo, perché io sono rispettosa dell'orario, della puntualità. Purtroppo un problema di macchina, legato alla macchina, me lo ha impedito, ma vi chiedo scusa perché anche il rispetto dell'orario credo faccia parte del rispetto della legalità, e quindi è giusto questo. Un grazie a Società Libera per aver stampato e quindi per promuovere anche la divulgazione di questo testo, che ha inserito degli interventi di persone estremamente importanti e che valutano la situazione e la presenza delle mafie sotto diversi aspetti. Quindi è un testo che sicuramente va letto e va approfondito. So che voi studenti avete preparato qualcosa, io ho avuto modo anche di leggere quella che è la vostra meditazione sul problema della presenza delle mafie, anche sulle responsabilità di questa presenza, ma sicuramente darete modo voi con le vostre domande di intervenire nel merito. Mi permetto solo alla quinta, credo, di fare un piccolo appunto. Condivido tutto il contenuto sia della quinta A che della quinta B. La quinta A però parla genericamente di mafia. Siccome abbiamo molto insistito a suo tempo a livello parlamentare per far inserire nel codice antimafia la parola 'ndrangheta, perché era l'unica organizzazione criminale che non veniva chiamata nel codice penale col suo nome e cognome. E siccome purtroppo l'andrangheta è l'organizzazione criminale che è presente, parte alla sua generazione in Calabria, nella nostra regione, e purtroppo è ormai sparsa in tutto il territorio nazionale ed internazionale ed è diventata l'organizzazione criminale
più potente e più pervasiva, io vi invito a chiamarla col suo nome e cognome, perché c'è bisogno anche di avere questa conoscenza e questa fermezza, perché l'Andrangheta che cos'è? È un'organizzazione criminale che cerca di mitizzare la sua presenza e nello stesso tempo minimizzare la stessa, cioè non apparire rispetto a quelle che sono realmente le sue potenzialità. Allora intanto bisogna chiamarla col suo nome e cognome, che è appunto Andrangheta. Vedete, voi lo avete già evidenziato questo nei vostri elaborati sulle risposte alle domande che vi sono state poste, e avete recepito la pervasività di questa organizzazione criminale mafiosa, nel senso che ormai pervade tutti i gangli della società, non c'è pezzo della società, non c'è pezzo delle istituzioni, non c'è pezzo dell'economia, non c'è pezzo della politica che non sia invasa dalla presenza dell'Andrangheta. Allora, perché si è arrivati a questo? Io credo che a questo punto si debba intanto si debbano individuare le responsabilità, e da quello che ho letto molti di voi le hanno giustamente individuate, che sono un po' di tutti i settori le responsabilità, ma bisogna intervenire per cercare di lenire questo cancro che pervade la nostra società. Intervenire come? Con le leggi? Le leggi ci sono, è vero, non sono del tutto esaustive, non sempre riescono ad incidere profondamente, però devo dirvi che l'Italia ha il codice antimafia, le leggi antimafia per il contrasto alle mafie, che è il migliore in senso assoluto a livello europeo e non solo. Ha qualche pecca, qualche vuoto sul quale il legislatore deve ancora intervenire, però lasciatemi dire che non sono sufficienti le leggi per contrastare veramente questa pervasività dell'Andrangheta e delle mafie in genere. È necessaria una grande responsabilità congiunta con il vero rispetto della legalità. Credo che si debba dire basta alla legalità di facciata. Di legalità ne parliamo tutti, siamo tutti quanti bravi, facciamo finta di essere rispettosi, ma per lo più è una legalità di facciata che non serve assolutamente a nulla. Anzi, devo dirvi che anche gli uomini dell'Andrangheta spesso si servono di questa legalità di facciata. Quindi mettiamo da parte la legalità di facciata, assumiamo il problema della responsabilità coniugando diritti e doveri, perché credo che sia questo che manca. Noi cittadini siamo sempre abituati più a reclamare i nostri diritti, che ci devono essere concessi, quello non c'è dubbio, ma non facciamo mente locale su quelli che devono essere i nostri doveri. Io credo che coniugando bene, riuscendo a coniugare
diritti e doveri, forse riusciremo veramente a essere rispettosi della legalità e quindi a sgombrare il campo da quel sistema di malcostume, di corruzione che ci pervade, che ci sovrasta e che è un sistema che funge da linfa vitale per la crescita del potere dell''Ndrangheta e di tutte le organizzazioni criminali. Quindi responsabilità che deve vedere tutti, perché non è più a tutti accomunate, tutte le persone per bene, non dobbiamo più delegare solo alle forze dell'ordine e alla magistratura il contrasto del crimine organizzato, considerato che c'è un coinvolgimento generale. Qui oggi abbiamo al tavolo dei relatori delle persone che nel loro campo hanno visto quanto drammatica sia la pervasività della 'Ndrangheta. Vi ha parlato prima il dottore Regolo della capacità di pervadere e quindi di bloccare la libertà di stampa. Abbiamo qui un testimone di giustizia, Tiberio Bentivoglio, che certamente avrete letto quello che sta passando per aver avuto il senso civico e il grande coraggio di denunciare nella sua attività. E quindi abbiamo, ecco, qui ci sono degli esempi che vi fanno capire quale sia davvero la pervasività di fronte alla quale non si può più né fingere di non sapere, né tacere, né dire è un fatto che non mi riguarda, che non mi coinvolge, lasciamolo e deleghiamo agli altri. La battaglia si può vincere se c'è unità di intenti, più che mai, proprio un'unità di intenti che parta da voi giovani, perché noi un po' più adulti siamo abituati a dire voi giovani rappresentate il futuro, dovete crescere nella legalità, eccetera. Voi giovani siete il presente. Siete voi che dovete fungere da input anche rispetto a noi più adulti, rispetto ai vostri genitori, per dire sinceramente basta, sapendo e partendo da una cosa che a mio avviso è essenziale. Non pensiate che il numero dei criminali sia maggiore di quello delle persone oneste, tutt'altro. Le persone oneste sono molto superiori al numero dei criminali. Allora è inconcepibile pensare che una massa di persone per bene non possa riuscire a sconfiggere questo cancro. Dobbiamo riuscirci. Questione di responsabilità, di giustizia e di trasparenza. Prima di dare la parola a Giuseppe Valentino, mi veniva in mente insomma una suggestione, ma lo dico in senso assolutamente positivo. Abbiamo bisogno veramente, anche no, per contrastare le mafie, abbiamo bisogno di un'altra mafia, proprio abbiamo bisogno di una mafia della legalità e che si muova in tutti i gangli e in tutti i settori della società, altrimenti, come ci diceva anche nell'intervento di Angela Napoli, è difficile venirne fuori. Perché l''Ndrangheta, come le altre mafie nostrane, si nutrono del silenzio e si nutrono dell'indifferenza e si nutrono tutte le volte che giriamo gli occhi dall'altra parte e permettiamo loro di prosperare con gli affari illegali. Questo è una grossissima assunzione di responsabilità, anche individuale, e se faccio diciamo un'affermazione sono sicuro di mettere in crisi un po' di persone,
ad esempio parliamo dei mercati illegali, qui ci sarebbe tantissimo da dire, no? Poi c'è l'epico scontro proibizionismo, antiproibizionismo, però in un'ottica di responsabilità individuale, no? I milioni di assuntori di droghe in Italia, una realtà comunque che non possiamo nascondere sotto il tappeto, quando portano i loro 10 o 20 euro per acquistare una canna, per dirne una, l'assunzione della responsabilità individuale impone anche la domanda dove vanno a finire questi soldi. E questa è una domanda molto complessa a cui rispondere, e su questo io inviterei a fare una riflessione più approfondita. Ora voglio dare la parola a Giuseppe Valentino, segretario generale della Camera del Lavoro, segretario generale della CGL provinciale, qui a Catanzaro. La CGL, come sapete, è un'organizzazione sindacale e che è tutti i giorni impegnato sul fronte della legalità e sulla lotta alle organizzazioni criminali. Prego Giuseppe. Grazie. No, io volevo ringraziare davvero Marco Marchese per avermi coinvolto oggi, per avermi fatto leggere questo libro, che vi consiglio, che consiglio ai dirigenti scolastici come discussione dentro le scuole con gli studenti, e soprattutto per avermi dato la possibilità di dire qualcosa in un periodo in cui il sindacato, insomma, viene descritto anche per discutere di percezioni, di informazione, come qualcosa di istituzionale, vecchia, in disuso, stantia, di negazione appunto di alcuni cambiamenti che sono necessari al nostro paese per andare avanti. E io su questo non dirò molto. Dico semplicemente che ha fatto bene Marco a presentare, perché altrimenti la domanda che vi avrei fatto, è conoscete la CGL, sapete cos'è un sindacato e di cosa si occupa. Perché insomma il sentire comune è che si occupi di politica, il sentire, diciamo, vero, la percezione invece reale che hanno i nostri iscritti è che ci occupiamo della loro condizione di lavoro. E la realtà è che siamo un'associazione privata, come il club di Topolino, il club, diciamo, della Juventus, un'associazione privata di lavoratori che però è riconosciuta dalla Costituzione per il ruolo che svolge in questo paese. Io non vorrei fare un intervento banale in cui dico, insomma, quali sono per me le condizioni per la legalità, come il contrasto alla legalità, o le azioni che abbiamo fatto in questi anni dal punto di vista del locale dove viviamo concretamente a salire sul nazionale. Abbiamo una campagna in corso che è partita il 28 di ottobre, che si chiama Legalità, una svolta per tutte, che passerà anche dalla Calabria, in cui dentro ci sono tutte le proposte che il sindacato fa al governo proprio per provare a scardinare un po' il sistema criminale. Io invece vorrei fare un ragionamento con voi, e a partire da quello che avete scritto, e vorrei che qualcuno di voi mi aiutasse a capire alcune questioni. La prima è questa: quando si discute di criminalità, ho avuto l'impressione nel leggere quello che avete scritto, che la percezione vostra della criminalità faccia, diciamo, la spola e sia inversamente proporzionale o direttamente proporzionale alla puzza che vivete ogni giorno, ai problemi che ogni giorno incontrate, al disagio sociale di una città nella quale vivete. Perché si dice, no, leggo, quotidiano lo spaccio di droga, parcheggiatori abusivi, scivoli, furti negli appartamenti, alta concentrazione di rom, inefficienza della pubblica amministrazione, mentalità e comportamenti mafiosi. Ecco, io credo che da questo punto di vista dovremmo tutti noi farci una domanda: qual è il livello di percezione che la società ha della pervasività e della criminalità organizzata? Perché non è tutto criminalità organizzata. Il furto di auto non è criminalità organizzata, ma sono dei delinquenti.
E soprattutto da questo punto di vista la domanda mi serve per dire che dovremmo provare, se davvero insomma vogliamo far crescere il nostro paese, e cioè star meglio tutti noi, non tanto dire che i giovani sono il futuro, perché è una bella banalità, perché il futuro ce lo costruiamo oggi, insomma i giovani sono il presente per quanto mi riguarda, ma provare a dire appunto come si declina il futuro. Che livello di percezione c'è, per esempio, e nel libro viene per fortuna riportata, sul fatto che i nostri esempi, i nostri valori, i punti di riferimento ai quali guardiamo quando attacchiamo, diciamo, un'immagine vicino alla parola legalità, per me sono Falcone e Borsellino, perché quando Falcone e Borsellino sono stati ammazzati dalla mafia, puntini sospensivi, io avevo 13 anni, andavo a scuola e mi sono formato su quella storia. E rispetto a questo, che percezione abbiamo, per esempio, della trattativa? Di cui, guardate, si parla poco, nel libro c'è scritto, e io per questo dico un libro che dovrebbe andare nelle scuole. Perché il primo modo di crescere, no? Paradossalmente, è tornare all'età dei perché. Perché è l'età della crescita, appunto. Quando uno si chiede perché questa cosa, perché i simboli della lotta alla mafia in Italia, c'è, no? Per quei simboli c'è un'altra storia che non viene raccontata, che è quella che a un certo punto lo Stato italiano, la Repubblica, alcuni dicono: per fermarli dobbiamo trattare, cioè dobbiamo venderci. E che cosa significa per noi cittadini quella trattativa? Che significa? Cos'è cambiato nelle nostre vite? Che significa occuparsi di antimafia? E che significa prendere coscienza? Perché è un'altra cosa che dite, che io da questo punto di vista non condivido, è che il nostro concetto della 'ndrangheta è quello di un'organizzazione articolata, complessa, la cui comprensione non è alla nostra portata. E non è vero. Perché è un modo per dire: non mi riguarda. È un modo per dire: tappiamoci gli occhi, preferisco occuparmi di altro, è più comodo. E Luciano Regola ha dimostrato che è più comodo occuparsi di altro, tappare la bocca, chiudersi e dire: vabbè, ma se io avessi accettato i miei colleghi che ora, no, mi sostengono, sarebbero meno incazzati con me, perché non sono in cassa integrazione, no, se io mi fossi piegato magari portavano il pane a casa. E faticavano oggi, anziché stare in cassa integrazione per un principio, per dire il no all'illegalità, io non mi piego. E di quelle domande io vorrei che se ne facessero tante in Italia, perché se ognuno di noi, ogni cittadino, poi percepisce qual è il valore di quella questione, la trattativa, io penso che ci sarebbero più giornali che se ne sarebbero occupati o se ne occuperanno. Penso che se quei magistrati a Palermo, anziché restare soli nelle aule di tribunale, anzi maltrattati pure dalla politica, no, avessero con loro durante il processo i cittadini che uno a uno si presentassero lì a dire: io voglio capire cosa è successo quel giorno, a quell'ora, per il mio paese, per la mia vita di cittadino in questo paese, probabilmente, no, quel processo andrebbe in un'altra direzione. E la nostra vita andrebbe in un'altra direzione, perché guardate, pensare che sia colpa di un ente astratto, appunto, insomma, di sta mafia, sta 'ndrangheta, no, che prima venivano negata anche laddove, insomma, era pervasiva, laddove la puzza si sentiva ed erano loro davvero, no, a crearla, no, laddove ti sparavano per strada, laddove, insomma, la vivi, anche in Calabria, insomma, ci sono esempi da questo punto di vista. Se appunto la percezione si ferma là, io credo che non ce la facciamo ad arrivare oltre, e credo che si rischiamo di dire che la colpa delle cose, insomma, dipende appunto da altri e da altri fattori che non sono modificabili da noi, perché siccome non me ne occupo e non mi riguarda, non è colpa mia. Ora vorrei, rispetto alle colpe, dire una cosa sulle responsabilità, proprio a partire dal primo concetto, le responsabilità del sindacato. Guardate, ieri sera, e vi racconto questa cosa perché mi ha aperto un mondo, un ragionamento, un altro perché.
incontro un lavoratore che lavora in un ospedale, non a Catanzaro, e che mi racconta sta storia. Mi dice: sai, io non sono più iscritto al sindacato perché sono incazzato nero con il sindacato, che è successo? Dice: io lavoravo all'ospedale, lavoro all'ospedale, e io mi sono cancellato dal sindacato quando il tuo sindacato, la CGL, in quell'ospedale non ha contrastato i NAS dei carabinieri che hanno chiuso la mensa dentro l'ospedale. E io da lavoratore, infermiere, insomma, all'interno dell'ospedale, mi sono arrabbiato perché il sindacato doveva contrastare i carabinieri, doveva dire che quella cosa era un provvedimento ingiusto. Io ho detto: no, ma come? Insomma, io domani faccio una cosa sulla legalità, mi sta dicendo che il sindacato doveva uscire contro i carabinieri e dire, insomma, che quello era un provvedimento ingiusto. Sì, perché per me il sequestro della mensa, dei locali della mensa dell'ospedale, era in quel momento ingiusto, perché bastava sistemare due piastrelle, a mio avviso, o comunque rimettere le cose a posto. E certo, sequestrarlo momentaneamente, ma rimetterlo a posto per determinare il servizio. Mentre il delegato del sindacato, ha insistito perché quel provvedimento, anzi ha fatto i complimenti ai carabinieri sui giornali dicendo che quel provvedimento era giusto. Dopodiché, il giorno dopo, l'azienda sanitaria indice una gara d'appalto e esternalizza il servizio mensa. Il servizio mensa che ha permesso all'ASP di appaltare un pasto, un intero pasto per una persona, a 25 euro a pasto, che è un prezzo di lusso a quei livelli. Quindi, dove voglio arrivare, insomma? Qual è la responsabilità in questo caso? Di non aver capito, di non aver avuto le antenne. La mia responsabilità oggi, che l'ho scoperto questa cosa parlando con un lavoratore ieri, è quella di non permetterlo mai più e di dire: il mio sindacato doveva avere delegati talmente bravi e talmente preparati da essere capaci di alzare le antenne e non permettere quella cosa. E io ho parlato di appalti non a caso, perché gli appalti riguarderanno la vostra vita, non oggi che siete a scuola, ma domani mattina quando uscite dalla scuola, riguarderanno la vostra vita, la vostra dignità, il vostro modo di essere cittadini e lavoratori in questa terra e nel vostro paese. Faranno la differenza se potete pigliare la valigia e partire per provare a trovare fortuna civile, culturale, lavorativa in un'altra realtà, oppure se rimarrete qua dovete passare la testa. Farà la differenza sul fatto che oggi potete uscire e condividere uno spazio con un vostro amico, uno spazio pubblico, oppure in quello spazio c'è un grande centro commerciale, magari non costruito, non definito, una grande speculazione edilizia, perché appunto la mafia non è antistato, lo dice qui, si nutre dello Stato, lo spreme, sta nei meccanismi, sta dentro gli appalti e la catena degli appalti, che non sono banalità, perché dentro quella catena c'è vostro padre, c'è vostro fratello, c'è vostro amico che sta chiedendo appunto un tozzo di pane e spesso deve abbassare la testa per quel tozzo di pane, perché appunto la Corduni che ha portato all'appalto non riguarda la vostra vita o la sua vita, riguarda la vita di chi ci deve guadagnare, di quell'organizzazione che deve alimentare quel tipo di sistema. Per cui la mafia è una cosa che riguarda tutti noi, che riguarda noi purtroppo da quando nasciamo. È come, voglio buttarla, insomma, un peccato originale, no, che ci portiamo, di cui siamo macchiati necessariamente. Per questo diventare critici e diventare coscienti di quello che è il fenomeno può aiutare la società ad essere una società migliore, ed è il mio auspicio da persona impegnata nella società a difendere alcuni principi, alcuni valori di una parte di questa società, perché non ne difendiamo una parte, quella del lavoro, quella dei lavoratori, e che ci riguarda, appunto ci riguarda per questo. Perché ogni tanto c'è qualcuno che, diciamo in maniera molto sportiva, ti chiede: ma il sindacato cazzo c'entra con l'andrangheta, la criminalità, determinato? Occupatevi di
degli affari vostri, andate nelle aziende a difendere i lavoratori. E come ci vai quando appunto l'appalto è stato condizionato da un sistema criminale e se non te ne occupi, no? È la dimostrazione di quell'esempio di prima. Se non te ne occupi, sei complice. Perché alimenti una catena. Se non hai nella testa quella cosa, se non hai nella testa quella visione, se non appunto ti chiedi perché, rischi di diventare complice. E io su questa cosa vorrei chiudere su un'altra provocazione che vorrei discutere davvero, perché Marco è bravo che non sta la parola a buttarle. E io di una cosa sono stanco, rispetto al fatto che spesso ci diciamo, ma i convegni, ma i dibattiti, ma la manifestazione serve di più o di meno. Io credo che serva tutto. Basta sapersi ascoltare, no? Serva tutto, serva dire facciamo la mobilitazione, come è servito farla alla Lamezia con Don Giacomo Panizza, insomma, serve stare vicino al coordinamento di Libera Catanzaro che si è costituito da poco, è giovane, serve vivere delle esperienze come quelle che il mio sindacato sta facendo vivere a dei giovani da 2 anni a Catanzaro, anche a Catanzaro, ma lo fa a livello nazionale, c'è la segretaria della FLAI, il segretario della scuola, degli edili qua che ci stanno ascoltando, ma dei campi della legalità, cioè mettersi e sporcarsi le mani e dare una mano a quelle realtà che funzionano appunto quando vengono utilizzati i beni confiscati all'andrangheta. La provocazione è questa: io non mi voglio sentire complice o partecipe, diciamo, del bilancio sociale dell'andrangheta su alcuni temi che a me sembrano, voglio dire, vanno scardinati anche nel nostro vivere, perché noi dobbiamo imparare anche a distinguere la morale. Io credo che noi ci dobbiamo occupare molto della morale pubblica, cioè dei comportamenti pubblici di chi ci rappresenta. Cioè se io esco di qua e vado a spacciare, siccome sono una persona che rappresenta altri lavoratori, la mia morale pubblica, insomma, ha un peso e non lo posso, cioè, e non lo devo fare, devo essere allontanato dal mio sindacato se faccio una cosa, una roba del genere. L'altra cosa è diciamo, la morale privata, è quello che è il giudizio sulla morale privata. E ora sulla storia della legalizzazione e del fatto che spesso qualcuno provocatoriamente anche per, e lo utilizzano credo anche per dire e scardinare, no? Una certa voglia di rivalsa anche nei giovani, ti dice ma se voi mi fate gli spinelli siete dei finanziatori, eh? Io credo, insomma, che anche sta cosa meriti, diciamo, una riflessione approfondita, se merita una riflessione sul fatto, insomma, che questa cosa è un po', diciamo, poco consona alla realtà dal mio punto di vista. Non voglio giustificare, però, insomma, c'è anche tanto da dire sul fatto, insomma, che alcune cose sono volute e determinate anche da leggi e normative, no? E che alcune cose, su alcune cose si fa la morale, la classifica della morale è più, diciamo, legale tirarsi l'occhi e bere, insomma, un whisky in discoteca, che è, diciamo, è la droga in del momento, dicono, insomma, alcune cose. È più legale tirarsi l'occhi, sì, è più legale tirarsi l'occhi, vado in farmacia, mi piglio una bustina di occhi, me la sparo, insomma, no, e mi faccio i 2 minuti di sballo in discoteca. È legale comprare l'alcol, è legale tirarsi l'occhi, non va fatto. Ma quello, diciamo, sta alla mia condizione morale, alla mia condizione, insomma, se sono scemo, insomma, se mi voglio bene, insomma, come cittadino, come uomo, per la mia salute. No, io non volevo aizzare, diciamo, l'aula, no? Però sapevo di averlo, di provocarlo. Ma dico questo perché, appunto, insomma, io credo che noi dovremmo essere coloro che provano a costruire una coscienza collettiva. La costruiscono a partire da determinati principi e determinate questioni, e soprattutto non dobbiamo mai, e la chiudo davvero, essere passivi nel percepire le cose, ma essere tanti perché, tanti punti di domanda rispetto alle cose che ci capitano. Perché spesso, sempre sull'esempio della morale privata, la stessa cosa si dice, io ho usato la storia delle droghe perché mi hai provocato, ma la stessa cosa si dice quando praticamente dice, ma scusa, se tu ti devi fare una visita all'ospedale, hai chiamato l'amico per farti fare la radiografia prima dell'altro, sei un mafioso.
perché hai negato un diritto a chi aveva bisogno. Non sei un mafioso, sei uno stronzo probabilmente, no, però neanche quello la si può buttare in faccia a chi è l'ultimo della catena, a chi è l'ultimo della catena, cioè a quello che sta male, ha un problema e in quel momento farebbe di tutto per risolvere il proprio problema. Semmai il problema è chi percepisce la telefonata, chi gli fa fare la coda, non gli fa fare la coda ma lo prenota prima, chi in base a tutto questo ragionamento occupa la sanità pubblica e la Calabria, insomma, di questa tante storie, non a caso, insomma, il citato senatore Gentile era legato anche a ragionamenti che riguardavano appalti pubblici nella sanità, non a caso omicidio Fortuna e altre storie che potremmo dire, e in prigione nel sistema sanitario, sui quali e con il quale, insomma, si alimenta il circuito andrangheta. La cosa in sostanza è questa: provare ad alzare un po' la testa, non fare come gli struzzi, provare ad alzare la testa anche del livello in cui, diciamo, percepiamo la puzza, no? E vediamo le cose che non vanno e pensiamo che sia colpa dell'ultimo della catena che abbiamo di fronte, quando non guardiamo invece che il problema probabilmente sta un po' più in alto. Grazie. Grazie a Giuseppe Valentino. Guarda, su questo mi ha profondamente stimolato, perché il gioco dei perché è assolutamente accattivante. Su questo qui, prima di dare la parola all'ultimo, diciamo, nostro relatore, Tiberio Bentivoglio, e poi dopo apriamo la fase di dibattito, per cui mi raccomando, domande pronte, io mi alzerò lì, vi passerò il microfono, quindi senza problemi, insomma, preparatevi a fare qualche domanda. Io voglio lasciare due perché, cioè vorrei stimolarvi, ma su dei perché che io mi sono posto poco tempo fa, e quale ho trovato una risposta. Provate ad aiutarmi a trovare una risposta a questi due perché. Perché fra Cosenza, Rende e Montaltufugo, mettiamoci anche un pezzo di Castro Libero, in 5 anni hanno costruito unità abitative per circa 30.000 persone, e in questi stessi anni ad oggi la popolazione residente non è aumentata, gli studenti universitari sono leggermente diminuiti e non c'è stato una moria di agenzie immobiliari piuttosto che imprenditori edili che sono falliti. Questo è un bel perché. Secondo perché, io non ho trovato una risposta, quindi chiedo aiuto anche a voi. Secondo perché, se una società su un territorio, parliamo della Calabria in generale, se una società in Calabria possiede 500 appezzamenti di terreno e 1700 appartamenti, che è già un paese, io penso che tutti dovrebbero sapere, dovrebbero conoscere qual è questa impresa, perché questa impresa svolge nel contesto economico un ruolo anche sociale, ha una responsabilità sociale, e noi questo nome non lo sappiamo perché qualche anno fa, 2, 3 anni fa, forse addirittura 4 anni fa, un magistrato antimafia questo perché l'ha, diciamo, lanciato in una riunione di commissione antimafia. Questo magistrato si chiama Emilio Ledonne e dice, poi una parte di questa audizione fu segretata, col nome seppure saputo, comunque questa è un'altra cosa. Emilio Ledonne, magistrato antimafia, dice: voi dovete sapere che 4 società, lo dico in calabrese, non una quattrina che può significare 30-40, 4, 1, 2, 3, 4, ad un determinato civico di via degli Alimena a Cosenza, presso un determinato commercialista, sono domiciliate 4 società che posseggono 1700 appartamenti e 500 appezzamenti di terreno. Nessuno ne sa niente. Ci sono voluti 3 anni per far aprire la procura di Cosenza un'inchiesta e oggi si sta indagando. Questo è uno perché, senza puntare il dito contro nessuno, perché esiste una società
così ricca, così importante in Calabria, nessuno la sente. Vi provo a, anche a darvi adesso, e la chiudo veramente, un elemento che vi può essere molto utile. Ci sono due miniere di informazioni dove potete andare a leggere delle cose particolarmente interessanti. Uno sono gli atti della Commissione Bicamerale Antimafia. Basta andare sui vostri strumenti, voglio dire internet, www.parlamento.it, organismi bicamerali. La Commissione Parlamentare Antimafia comunica malissimo, però se raggiungete il sito internet e leggete i resoconti delle audizioni, trovate una miniera sterminata di informazioni con i nomi, i fatti, le malefatte e risposta a tantissimi perché. C'è un'altra miniera di informazioni che io vi invito ad utilizzare, mi ha stimolato Giuseppe sul discorso processo trattativa. Volete sapere tutto sul processo trattativa? Benissimo, vi do un altro indirizzo internet, www.radioradicale.it. Trovate la registrazione di tutte le udienze, tranne quella del Presidente della Repubblica, che comunque per Costituzione non poteva essere pubblica, vabbè. Oltre, sul sito di radioradicale.it trovate la registrazione da 30 anni a questa parte dei più importanti processi. Andatela ad ascoltare qualcuna di queste udienze, sono elementi di conoscenza che spesso e ahimè volentieri non passano per quei problemi che ci ha raccontato Luciano Revole, che spesso fatti gravissimi non passano attraverso le pagine del giornale, non passano attraverso le reti televisive. Allora, ultimo intervento prima del dibattito, passo molto volentieri la parola a Tiberio Bentivoglio, imprenditore, testimone di giustizia, che ci racconterà brevemente la sua storia. Con piacere noi lo ascoltiamo. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Saluto con piacere il dottor De Sena, senatore, che ritrovo da un po' di tempo che ci vedevamo, è stato prefetto di Reggio Calabria, anzi super prefetto. Conosce un pezzo della mia storia in quegli anni. Saluto l'onorevole Angela Napoli con grande stima, permettete, e saluto due persone importanti qui dentro, secondo me i più importanti. Ci sono due genitori seduti dietro, l'andrante degli occhi sono figli, mentre gioca la pallone. Ciao Francesca, ciao Giovanni. Immacolata Corso, messa lì nell'angolo, che mi ha invitato a partecipare, non mi ha detto dovevo parlare, me l'ha detto che la sono arrivato. Quindi non ho preparato niente di ciò che avete scritto, di ciò che c'è scritto nel libro, che comprerò fra poco. Vi farò una breve sintesi della mia storia. Cercherò in un paio di minuti di dirvi, o meglio di raccontarvi, cosa è successo in 23 anni. Quando volevo fare imprenditoria sana. Era fiorente la mia attività, è nata nel 1979. I primi 15 anni sono stati indimenticabili veramente. Stavo per raggiungere un sogno, un business. Neanche io mi rendevo conto di come stavano andando bene le cose. Una piccola azienda di famiglia che è diventata una ditta vera e propria, con 7 dipendenti, rivendita all'ingrosso, affittati. Io mi occupo di articoli elettromedicali, sanitario e il mondo del bambino. Finisce la guerra di Ndrangheta, dalla seconda Reggio Calabria. Era la fine del 91, 1991.
92, inizio del 92, Reggio è stata maltrattata molto di più dei morti ammazzati, perché Reggio è stata divisa in pezzettini. Ogni pezzettino c'è un capo locale, ancora oggi. Ancora oggi. Lì nasce la mia storia. Si presentano per chiedermi il pizzo. Un susseguirsi di punizioni al mio no. Un no non facile. Non è facile cacciare il malandrino o il malavitoso dentro la casa tua o dentro al tuo negozio. Non è così facile. Una serie di punizioni che ogni paio d'anni si ripercorrevano nella famiglia, nell'attività e nel sistema soprattutto psicologico anche dei miei figli, che sono cresciuti tra bombe, incendi e sirene di carabinieri. Ho detto no perché non volevo perdere la dignità davanti ai mafiosi. Perché pagare il pizzo significa proprio questo. Prendersi a braccetto con un mafioso significa perdere la dignità, l'onore e la forza di guardare i propri figli quando arrivo a casa. Mi sentivo forte, orgoglioso, quando ho piegato quel foglio di carta, la prima denuncia, l'ho piegata in quattro, l'ho messa in tasca. Quando sono uscito dalla caserma mi sentivo quasi un soldato. Un uomo dello Stato, perché così si devono comportare gli uomini dello Stato, denunciare. Ho subito 7 attentati all'attività e per 7 volte è stata ripristinata con grossissimi sacrifici, anche con gli aiuti dello Stato, che purtroppo sono arrivati tardi, in solo 2 occasioni. Gli altri ancora li aspetto. Processi, costituzione di parte civile, presentarsi alle varie udienze. E 20 anni fa non era facile. Non è facile neanche oggi. Non era facile perché loro dentro le gabbie, nonostante che sono carcerati, sorridono, ti guardano, ti prendono in giro, ti sfidano. Credetemi, non è facile guardarli, perché ai miei tempi, oggi è un po' diverso, non c'era nessuno a fianco a me e mia moglie, c'era solo il nostro avvocato. Ho impiegato 8 mesi a Reggio Calabria a trovare un avvocato perché mi volevo costituire dopo aver denunciato. 8 mesi. Eppure Reggio è la città più ricca di laureati in giurisprudenza, più ricca di luminari in giurisprudenza. Nessuno vuole stare a fianco a chi denuncia le mafie. Vogliono stare a fianco ai mafiosi. Oggi è un po' diverso perché si incomincia a pensare a costituire parte civile anche il comune, le province, le regioni, l'associazionismo. Quando nel 2005 non c'era più il mio negozio perché è stato completamente distrutto, ho chiesto aiuto a tutti, dal sindaco della città di Reggio
a Giorgio Napolitano, ancora oggi presidente. Ha risposto solo Luigi Ciotti. Oggi lui è al mio fianco, con quello che può, con grandi limiti. E io oggi faccio parte del coordinamento Regina di Libera, con orgoglio. Un rito abbreviato che dura 5 anni, perché si erano dimenticati di avvisare la parte offesa alla procura di Reggio Calabria. Si presentano già alla seconda udienza, stavano per passeggiare la pena, ce ne accorgiamo in tempo, si smantella tutto e si inizia. Ecco perché hanno impiegato 5 anni. La sentenza arriva finalmente, 416 bis, 3 persone vanno in carcere, un anno dopo, precisamente un anno dopo, io vengo raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco alle spalle, mi sparano con una pistola, 6 colpi d'arma da fuoco, sono qui grazie a un marsupio di cuoio che portavo a tracolla sulla schiena, dove dentro hanno trovato molto probabilmente il proiettile fatale. Altri mi colpiscono le gambe. Non è facile potervi raccontare cosa si prova quando i proiettili bruciano, perché prima bruciano, poi esce il sangue e poi il dolore. 39 minuti hanno impiegato per trovarmi le forze dell'ordine. Non ero in una zona molto coperta. 39 minuti di disperazione, che la paura l'ho vinta con la disperazione. Pensare alla famiglia, ai figli, pensarli pure quando sono arrivati i soccorsi, che non ho voluto far accendere le sirene per portarmi all'ospedale, perché dovevo passare per forza da casa mia, dove mia moglie si sarebbe preoccupata. Sempre e comunque ho potuto farlo, l'ho sempre fatto, nascondere, tanto nascondere ai figli e alla moglie. Alcune cose le hanno scoperti qualche anno fa, quando ho scritto un libro, non gliele avevo mai detto. Tutte le intimidazioni, le lettere, le telefonate, i proiettili nella fabbrica della posta, il gatto morto davanti al gradino d'entrata del negozio, il panettone a Natale che ti arriva come regalo con la scritta sbirro, tante cose. E ancora ce n'è una, ancora oggi, che non ho mai detto a mia moglie. Quando mi hanno restituito il libro, bruciato, tutto bruciacchiato, c'era scritto "colpito per ora", che il mio libro porta il titolo "Colpito". Tante cose ho nascosto per renderle più, per cercare di tranquillizzarli, ma non ci sono riuscito a pieno, perché nel frattempo io non ho più il lavoro, sto rischiando di chiudere l'attività, sto perdendo la casa. Ho
perso la serenità in famiglia. 9 anni fa mi sono autodenunciato di non poter più pagare i contributi ai dipendenti. Reditalia ha ipotecato tutto in pieno. Sette giorni fa arriva l'avviso di vendita all'asta della mia casa. Non so se farò e cosa farò e come farò per evitare di perdere la casa. Non lo so. Sono stato diverse volte anche in commissione parlamentare. Sono stato diverse volte ascoltato i vari prefetti che si sono succeduti nella città, dai commissari straordinari, dal viceministro pubblico. Tutti mi hanno promesso che faranno qualcosa, ma sono 4 anni da quando mi hanno sparato che al negozio non viene più nessuno a comprare. Facevano la fila fuori un tempo, fatturavo 2 miliardi delle vecchie lire, oggi non raggiungo manco 150 milioni. Deserto, 2-3 persone al giorno. E qua non è colpa della 'ndrangheta, qua è colpa di quella società di cui noi ci crediamo di far parte. Sicuramente siamo civili, ma molto spesso siamo anche irresponsabili. 200.000 abitanti a Reggio Calabria. Io chiudo un negozio perché ho denunciato. Non è colpa della minoranza. Per combatterla dovete conoscerla. Sforzatevi. Ascoltate le storie delle vittime di mafia, che sono più di 900 in Italia. Da lì dovete partire. Noi abbiamo visto in faccia i malandrini, noi li abbiamo cacciati e poi sono tornati di notte a mettere le bombe e sparano alle spalle perché sono dei codardi. Non sono uomini da noi. Non è una, l'Andrangheta non è una organizzazione criminale, è un'organizzazione di pezzi di merda. Smettiamo di dire il famoso latitante, chiamiamolo ad un altro modo. Non innalziamoli, ingiuriamoli, facciamo prima ed è più giusto. Oggi di questo parlavo con i miei angeli custodi, con cui vivo da 4 anni, 2 carabinieri, parlavamo proprio di questo, anche i film che fanno pubblicità ai mafiosi, ai draghetisti. Cambiamoli, parliamo un po' di come vincerli, chiamiamoli pezzi di malacarne ogni momento, non ma famosi mafiosi, non sono famosi mafiosi. Il mio libro si chiama Colpito e poi il sottotitolo c'è scritto una cosa impietante. Da chi? Dallo Stato o dalla Chiesa? Io voglio vincere, per questo fino all'ultimo giorno chiederò alle istituzioni di sostenermi, di salvarmi, di farmi riprendere l'attività, di farmi dire ai miei figli che denunciare conviene. Grazie. Yeah.
grazie a Tiberio Bentivoglio per la sua drammatica testimonianza. Adesso avremo la fase di dibattito, per cui mi piacerebbe, non so se ci sono già persone preparate, avremo la fase di dibattito, per cui chi vuole intervenire con una domanda oppure con una breve riflessione, questo è il momento giusto. I nostri relatori qui sono pronti a rispondere alle domande. Quindi chi rompe il ghiaccio, come si dice in questa occasione, aspetta un attimo. Io mi metto di qua. Prego. Il nome è... Ale Russano, storica dell'arte e sono di Stroppi. Io la cosa ho sentito, ho fatto due osservazioni soltanto, cioè io penso che il maggior successo della 'Ndrangheta è quello di aver bastato la mentalità comune, perché nessuno è disposto ad aiutare uno che ha avuto coraggio. E ci sono le osservazioni, c'è prima di tutto una normativa che impone ai sindaci di dare lavoro agli scarcerati. È una cosa giusta perché il inserimento, per carità, però in un paese in cui il lavoro non c'è, questo suona come un messaggio con gli altri, perché la gente comune cosa dice? No, bisogna rubare, bisogna essere delinquenti per lavorare, e quindi cioè, la gente non sa di questa normativa. E poi un'altra osservazione è che io ho conosciuto amministratori onesti di ideologia completamente diversa, che però hanno trovato un terreno comune nella passione di una corretta amministrazione del lavoro per il proprio paese. Ebbene, non solo è stata interrotta diciamo, il periodo di gestione del comune, ma addirittura questi non sono stati più invitati ad essere candidati delle liste di qualunque partito. E quindi sono osservazioni male queste. Credo che ho sentito la conferma di quello che effettivamente declarato proprio la mentalità basta, cioè non riusciamo più ad avere il coraggio di aiutare un amico che ha avuto il coraggio di denunciare le cose, oppure si è un posto non accettato, ma sì, non ha accettato mai che il dono per favorire un appalto. Grazie. Grazie a lei. Mi piacerebbe raccogliere qualche domanda. Prego. Il nome. Salve, sono Antonio. Vorrei fare una domanda al signor De Senna. Siccome ci sono queste politiche antimafia, tutte queste associazioni antiracket, insomma tutte queste associazioni contro questa appunto organizzazione, come mai non riescono comunque a tutelare l'imprenditore, la vittima di mafia, nella maniera più totale, garantendo appunto sicurezza? E un'altra domanda è come mai... Come favorire appunto la denuncia, come portare l'imprenditore a denunciare la richiesta di mezzo per poi riuscire a tutelarlo nel miglior modo possibile. Grazie Antonio. L'avevo già accennato prima, l'altro è stato poi estremamente esauriente anche testimone presente che ha raccontato la sua storia. Sulla questione della prevenzione generale, quindi di una normativa di mafia, io prendo lo spunto da lui. Lei che cosa denuncia? Denuncia che in effetti sta ancora aspettando, così. Gli interventi ci sono anche stati, noi siamo capaci di fare delle normative che sono qualcosa di veramente pericoloso. E quando andiamo a proporre la semplificazione, è la verità, non è che siamo molto ascoltati. Io ne parlo sia come rappresentante delle istituzioni, sia come parlamentare successivamente, ho fatto l'esperienza della 16ª legislatura. Quando l'imprenditore, come lui, denuncia il vizio, deve essere assolutamente tutelato, ma deve essere anche ristorato dei danni. Vi devo assicurare che i meccanismi, le procedure sono talmente onerose che alla fine diventano addirittura disarmanti. Se lui
e ti voglio, sta dicendo da tanti anni, parliamo di 23 anni che ha denunciato, dopo non so quanti anni qualcosa se non l'ha denunciato ricevuto. La domanda 4 anni. Dopo 4 anni, ma credo che sia ancora in corso. Sono trascorsi 23 anni, non è possibile. Non è possibile. Bisogna assolutamente cercare di snellire la procedura. Laddove c'è stato l'episodio, è accertato, in sede giudiziaria, bisogna un po' cercare di snellire il procedimento e mettere in condizione gli imprenditori di poter riprendere la propria attività. E qui in Calabria abbiamo un altro esempio, se non vado errato c'è stato anche un'altra vittima che è quella. E là credo che facevamo qualche cosa, riuscimmo a fare qualcosa in più. Poi c'è stato un altro ancora che ha avuto, se non vado errato, proprio qui a Lamezia Terme, appunto il centro del corpo, che comunque è intervenuto all'epoca, cioè il ministro Bianchi, intervenimmo in modo tale da perché divenne fornitore delle ferrovie. È così. Insomma, certo non ci sono dei meccanismi che possono sicuramente sbloccare l'inerzia. L'inerzia è molto spesso dovuta all'incapacità di assumere, da un lato all'incapacità, dall'altro lato ad una sicuramente non abitudine all'assunzione di responsabilità. Io ho detto nel mio intervento che la politica e le istituzioni che devono dare un segnale completamente diverso. Vi posso assicurare che la mia esperienza istituzionale e la mia esperienza parlamentare siamo ancora lontani da cogliere questo obiettivo, e credo che Angela Napoli non può più darmi ragione e concordare con me. Bisogna sicuramente violentare il sistema, cercare di recuperare una diversa cultura dell'attenzione. Guardate, la pubblica amministrazione non ascolta più, è autoreferenziale, ma la stessa politica non ascolta più. Oggi come oggi si pratica autoritarismo, ma non autorevolezza. È qualcosa che deve cambiare assolutamente, ma non è che la dovete cambiare quel giorno, perché quel giorno la dovete già trovare cambiata. Quindi avere la capacità di imparare. Ma dinanzi a questi esempi qui e dinanzi ci siamo visti qualche volta, ma quando si va a parlare e cercare di sollecitare la procedura più veloce, più attenta, sotto una serie di controdeduzioni, una serie di non lo so, di incomprensioni, di duplicazioni, guardate. Qua in Italia ognuno fa investire l'altro. Questa è un'altra cosa, specialmente per il nostro mezzogiorno. Io ritengo, come dice qua, proprio voi ve lo dite in questo documento, che ognuno esercitasse le proprie competenze, con responsabilità, coscienza e giustizia. Prima accennavo anche alla questione del rispetto delle regole, tenete presente, facendo sempre riferimento al suo esempio, che giustamente ha parlato, giustamente ha criticato quanto diciamo il famoso ricercato, il famoso mafioso, eccetera. Tenete presente che a Napoli c'è stato per un periodo la faida del clan di Lauro, si parlava di scissionisti, è inaccettabile etichettare un contesto, un contrasto criminale con un termine che è addirittura filosofico. Noi siamo stati capaci di fare questo. Quindi la sua domanda, la sua preoccupazione è la nostra preoccupazione. Stiamo cercando di fare qualche cosa in più. Società libera si vuole assolutamente impegnare in questo. Io non sono nemmeno abituato a partecipare a convegni e non essere poi conseguenziale. La società libera, dopo la presentazione di questo volume, secondo me, Angelo, dobbiamo procedere ad un'ipotesi di snellimento normativo
per tutti i lavori che abbiamo fatto insieme in Parlamento in Commissione Animale. Questo credo che sia un impegno che possiamo assumere di canzone, tenendo presente che comunque la burocrazia, anche sotto l'aspetto dell'attività animale, è veramente ossessiva. Adesso c'è Fabrizio dalla Quinta B, che ha il piacere di leggere insomma l'elaborato che ci ha offerto a seguito, che ci hanno offerto come lavoro collettivo questa nostra sollecitazione. Poi mi chiedono la parola di là e quindi successivamente faccio la domanda. Buongiorno a tutti. Sono Fabrizio di questa giornata. Qual è la vostra percezione dell'andrangheta sui territori in cui vivete tutti i giorni? Il nostro concetto di andrangheta è quello di una organizzazione articolata e complessa che abbraccia i più diversi settori politici, economici, sociali, con comprensione non è la sua. La percezione dell'andrangheta deriva essenzialmente dagli organi di informazione. Solo dopo che l'operazione di polizia che vengono registrati sugli organi di informazione, riusciamo a comprendere la portata di alcuni fenomeni. Abbiamo percezione invece di altri fenomeni di criminalità che riguardano il nostro vivere quotidiano, ad esempio furti di auto, spaccio di droga, peccatori abusivi, scippi, furti negli appartamenti, alta concentrazione di rom, inefficienza della pubblica amministrazione, mentalità e comportamento mafiosi, inefficienza delle forze dell'ordine. Cosa dovrebbe fare lo Stato per contrastare le mafie? Serve trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione. I fatti di cronaca degli ultimi giorni dimostrano che sia al nord che al sud, gli intrecci tra la criminalità, gli affari, la politica sono inimmaginabili. Occorre che famiglia, istituzioni, giovani e adulti sviluppino una cultura della solidarietà. La mancanza del ricambio generale nel mercato del lavoro e la conseguente disoccupazione provoca un pericoloso avvicinamento alla criminalità organizzata, che con queste premesse viene ad essere l'unico datore di lavoro disponibile. La scuola in questi ultimi anni sta subendo dei governi che si sono succeduti in un ridimensionamento, una sottrazione di risorse ed una dequalificazione continua. Non ci si rende conto che è con la cultura che si combatte il fenomeno andrangheta. Se ognuno facesse il proprio dovere, forse potremmo nutrire una speranza per contrastare l'andrangheta e la mafia in generale. Fabrizio, io sì, prima di dare la parola prima a lui e dopo a lei, provo però a fare un po' l'interpretazione di un passaggio di questo elaborato che mi ha colpito e che ha ripreso anche Giuseppe. Penso che voi quando dite che la comprensione del fenomeno dell'andrangheta non è alla nostra portata, provo ad interpretare, cioè intendete che non vi arriva efficacemente la comunicazione, cioè non deve essere, penso che non debba essere interpretato, non siamo capaci di comprendere, non so se ho interpretato bene. E poi diciamo, questo lo devo dire, non mi posso esimere, mi prendo anche il diritto di critica, il passaggio su Europa non lo condivido, questo è molto e comunque io vi sono assolutamente molto molto grato fatto e ringrazio tantissimo anche i vostri docenti perché appunto serve questo scambio per poter crescere, maturare, capire, conoscere e capire. Adesso è solo un piccolo mea culpa, nel senso che questa diciamo c'è un pochino di confusione, no? Nel senso nell'introduzione del libro, no? C'è una frase che mi ha molto colpito, dice: l'informazione generalmente è un sottoprodotto, no, acritico,
della politica e di tutti gli accordi di cui dicevamo prima. Frutto di questo è che, diciamo, purtroppo molte dell'informazione locale continua, diciamo, a come dire, un po' anche per saggezza, un'intesa mediatica, di parlare di furti, di rom, diciamo, di altre cose, eccetera, che sono indubbiamente dei mali, delle altre cose. Ma le analisi, diciamo, approfondite su quello che è, diciamo, poi l'aderenza del sistema mafioso, eccetera, di questo a morire. Anzi, diciamo, come dicevo prima, si ricostituisce un sistema in maniera, diciamo. E per quanto riguarda anche la domanda di prima, il fatto che, diciamo, io sono stato molto colpito dalla testimonianza del sistema di giustizia di cui avevo sentito parlare, ma che non ho mai conosciuto direttamente. Però sappiate che chiunque, diciamo, alla fine, il problema è che gli stessi, anche io ho visto che la solidarietà, diciamo, viene espressa magari di nascosto, no? Perché ognuno ha paura, diciamo, di uscire, è lì che bisogna agire, intervenire. Ognuno, perché pensa come è successo a lui, farà anche a me, eccetera. Ma questa è la debolezza su cui si regge poi tutta la realtà. Scusate. No, grazie. Racconto una domanda, così poi dopo c'è un giro. Sono Marino Benito della Quintana delle Psia. Cioè, praticamente si parla di istituzioni e di tempi, giusto? E noi giovani, noi tutti, come possiamo distruggere, sconfiggere o magari, come si può dire, di diminuire questa criminalità, queste associazioni mafiose, visto che si parla di istituzioni e di tempi. Quindi praticamente è come se è quasi all'80% impossibile questa missione, tipo è una missione impossibile, quindi mi attendo una risposta breve e concisa, perché comunque sono due cose importanti, istituzioni e tempi. Però il messaggio è praticamente quello che è sicuramente molto difficile combattere queste associazioni mafiose. Però con questi messaggi non si incoraggia del tutto, perché penso che comunque è come un'illusione. Tra parentesi, è un'illusione, quindi mi aspetto una risposta breve e concisa in modo da far capire a tutti, perché la domanda non prende da me, ma è una domanda in generale. Non so a chi dare la parola. Grazie. Premetto il discorso dei rom, inteso come l'appunto che ha fatto Marchese è giusto, però bisogna anche fare attenzione a quel settore, perché ci sono delle etnie di Rom proprio in Calabria e anche a Catanzaro che si stanno organizzando in maniera assimilabile all'organizzazione, all'andrangheta. Quindi fermo restando la solidarietà, l'integrazione che è dovuta per i Rom sani, ecco, credo che vada attenzionata, questo per, anche per essere di supporto ai ragazzi. La domanda intanto non bisogna dire né i nostri interventi né il contenuto del libro devono far pensare lontanamente che le mafie non si possano sconfiggere, perché altrimenti siamo già sconfitti in partenza, altrimenti sono loro i vincitori. Il problema dei tempi, che probabilmente fa anche recepire l'allontanamento della possibilità di sconfiggere, è tutta una questione, guardate, in parte burocratica e in parte voluta dal legislatore. La storia, scusate se perdo un attimino di tempo, ma è giusto, perché altrimenti io penso che non si incoraggi il comune cittadino alla denuncia. Il caso di Tiberio Bentivoglio, e non solo il suo,
parte da lontano, perché dovete sapere che una volta la legislazione non faceva distinguo tra il collaboratore di giustizia, cioè il cosiddetto pentito, non voglio chiamarlo pentito, perché chi ha ucciso 10 persone non può considerarsi pentito. Il collaboratore di giustizia è uno che ha commesso dei reati. Il testimone di giustizia, come Tiberio Bentivoglio, è una persona integra dal punto di vista morale, etico, che ha avuto il coraggio civico della denuncia. Una volta il legislatore non faceva le distinzioni. È intervenuta poi la legge che tutela, garantisce in qualche modo il testimone di giustizia, ma Tiberio Bentivoglio aveva denunziato antecedentemente all'emanazione di questa legge. È una legge purtroppo che ha molti punti di criticità, perché giustamente il senatore De Sena diceva che il legislatore non sempre riesce a fare delle leggi che siano facilmente apportabili e risolutive per il problema. Adesso, proprio nei giorni scorsi, 2 settimane fa, la Commissione parlamentare antimafia, l'attuale Commissione parlamentare antimafia, ha varato una nuova relazione sui testimoni di giustizia che a mio avviso ha 2 elementi importanti che devono a questo punto essere recepiti dal legislatore e che potrebbero risolvere il tutto. Innanzitutto quello di garantire il testimone di giustizia in loco, perché molti testimoni di giustizia sono costretti ad abbandonare il loro territorio, la loro casa, le loro famiglie, per andare in località protette dove purtroppo non hanno niente, sono sconosciuti, eccetera. Invece il testimone di giustizia, e questo sarebbe importante anche per i mafiosi che vengono denunziati dal testimone, deve poter continuare a gestire la propria attività in loco con tutte le garanzie e le coperture che sono venute meno anche a Tiberio Bentivoglio. E questa è una prima indicazione che, se recepita dal legislatore, sicuramente agevola i testimoni di giustizia. La seconda, che personalmente reputo importante, è quella di garantire comunque la prosecuzione dell'attività del testimone, anche diversa, cioè lo Stato deve poter intervenire dando la possibilità di proseguire un'attività lavorativa in loco. Per esempio, una delle proposte che è stata avanzata nella nuova relazione, e credo che queste siano le cose da supportare, è quella di far gestire, per esempio, ad un testimone di giustizia un'attività, un'impresa che è stata confiscata alla mafia. E questa è un supporto estremamente, sono 2 cose che sono notevoli, che quindi aiutano sicuramente a sconfiggere, perché quando il testimone di giustizia continua a rimanere nella località dove ci sono quei mafiosi che lui ha denunziato e continua a svolgere la propria attività, è così che si infrange quello che viene definito l'onore del mafioso. E quindi molta responsabilità. Io recepisco la proposta del senatore De Sena, e molta responsabilità ce l'ha il legislatore,
ma comunque ecco, devono essere messe in campo tutte le energie, tutte le proposte possibili e immaginabili, ma deve essere allontanato da noi qualsiasi pensiero che la mafia non possa essere sconfitta. Grazie, allora, senatore. Lui pretendeva una risposta semplice, ecco la parola risposta. La risposta è questa: noi vi dobbiamo mettere in condizione di accettare, di preferire l'offerta legale. Voi dovete assolutamente creare un movimento che può andare in sintesi con gli altri, ma che nell'ambito della scuola vada a verificare, ma con puntigliosità, l'osservanza prima della civiltà dei comportamenti e poi del rispetto delle regole, e denunziare. Dovete essere provocatori, dovete essere addirittura violenti, non nel senso tecnico del tempo, ma nel senso culturale. Soltanto così riusciamo a riscaldarci. Voi dovete essere messi in condizione di preferire l'offerta legale. Non è compito vostro crearli, è compito nostro. E non ci stiamo riuscendo, questo è poco ma sicuro. Ma voi dovete assolutamente leggere, e vi faccio il mio. Alla stessa domanda rispondo così. Prima di tutto, noi con i capelli bianchi vi dobbiamo chiedere scusa e perdono se esiste ancora la 'ndrangheta nella nostra terra, perché è colpa nostra se c'è. Quando andate a casa chiedete ai vostri genitori cosa hanno fatto loro nella loro quotidianità, nel loro ruolo, per bloccare questo fenomeno. E poi, come diceva il senatore Pesena, vi dovete arrabbiare molto di più. Democraticamente vi dovete incazzare. Vi dovete indignare, Stefano. Benissimo. Arrabbiatevi, pretendete. Vi racconto semplicemente una cosa che mi è successa non a sud della nostra Italia. Ero nella scuola e quando si aprì il dibattito ha parlato pure un insegnante del nord, alla quale si parlava di cosa fanno nelle scuole, se si parla di legalità, se si parla di antimafia. Questa prof prese la parola e mi disse: guardi che io ho cercato di parlare, di fare delle lezioni, di leggere qualche libro, però a metà corso sono stata intimidita. È venuto il papà di uno dei ragazzi, mi ha chiamato a parte, gesticolando quasi con le mani in faccia, mi ha detto che nel momento in cui in quell'ora si parla di mafia e di antimafia, suo figlio deve uscire dall'aula. Io gli ho chiesto: lei cosa ha fatto? E francamente mi sono spaventata, e abbiamo concluso quelle due lezioni e non abbiamo più parlato di mafia. Io ho ripreso la parola e gli disse: mi scusi professoressa, secondo lei chi ha commesso il reato? Dice: il papà di quel ragazzo mi ha intimidito, mi ha quasi minacciato. Secondo me l'ha commesso lei il reato. Perché non è andata a denunciare e perché avete smesso di parlare di mafia. Meditate un attimino. Non bisogna girarsi dall'altro lato. Se volete fare antimafia, prendetelo quel numero di targa di quella macchina che sta scappando dopo aver sparato qualcuno. Prendetelo e andate in casella.
altrimenti non, si è, non siamo degni di parlare di antimafia. Della Porta insegno al professor Ipsia di Catania. Volevo ringraziarla, signor Bentivoglio, per l'intervento che ha fatto, è stata una testimonianza per me eccezionale e penso anche come ricaduta verso i ragazzi molto molto importante. Ci ha insegnato che sicuramente non dobbiamo mai passare la testa e dobbiamo fare delle scelte coraggiose che a volte sono dolorose ma necessarie. E la cosa che, una delle cose che mi ha colpito moltissimo è stata l'ultima, e cioè io voglio vincere. Cioè, tutto il discorso che ha fatto sembrava quasi che portasse alla una possibile scelta, ulteriore scelta, cioè rassegnarmi, ho scelto, adesso però mi rassegno, non c'è niente da fare. Invece l'ha detto, voglio vincere. E questa è una cosa bellissima, perché per me ogni volta che si dice voglio vincere vuol dire che si ha ancora la forza di affrontare le difficoltà che ci sono e ci saranno. Però mi stavo chiedendo, questa sua scelta nella realtà che lei continua a vivere, cioè Reggio, credo, no? Reggio, credo. Ha portato dei cambiamenti? Cioè, altre persone che si sono trovate e si trovano nella sua situazione hanno avuto lo stesso coraggio? Sono aumentate? Lei è in buona compagnia? Cioè, di persone che come lei hanno scelto di ribellarsi? Era questo il mio aspetto. Grazie, grazie molte e anche grazie per il lavoro fatto con i ragazzi. C'è un risveglio grandissimo, un risveglio enorme che tanti anni fa non si poteva manco parlare di dragnetà. Oggi ne parliamo nelle scuole, ne parliamo tutti i giorni, ne parliamo nell'associazionismo, ne parliamo per strada, ne parliamo ovunque, e già questo è un passo enorme. Io sono andato dai miei colleghi, specialmente uno mi ha detto: ogni sera gli sparavano le serrande, gli bruciavano la legna nella pizzeria, entravano, non pagavano. Ho detto: Roberto, smettila, fidati di qualcuno e vai a denunciare. Mi ha risposto: no, vendo e vado via, non voglio fare la tua stessa fine. La domanda che le ha fatto la deve fare anche alle istituzioni: quando denuncia ti conviene che un opuscolo del Ministero dell'Interno che ho trovato per terra per caso nel 2005, lo dobbiamo chiedere a loro, come diceva il dottor De Sena. Perché non ci fate diventare contagiosi? Io voglio andare dal mio collega commerciante che fa il pizzo a dirgli smetterlo, però gli devo dire pure: guarda che è me, mi hanno salvato, guarda che io ho ripreso l'attività, guarda che io sto bene, guarda che le banche non mi hanno protestato. Non ce l'ho questi strumenti in mano, e quindi a loro bisogna chiedere, denunciare se conviene o no. Grazie per quello che ha detto prima per me. Che è questa. Ne ha parlato il senatore De Sena all'inizio e poi ha ripreso anche a quando intervenuto successivamente. Innanzitutto molto interessante la proposta di Luigi De Sena, quello di creare delle corsie preferenziali per chi, cioè agevolarli, nell'accesso ad esempio agli appalti pubblici, quindi rendere, incentivare anche questo passo molto difficile che si fa quando si è sotto pressione. Comunque come società libera stiamo già elaborando una nostra proposta precisa di andare a riprendere anche proprio nel concreto dei progetti di legge che sono stati a suo tempo depositati in Parlamento, per fare motivo anche di rilancio di iniziativa da questo punto di vista. Giuseppe Valentino, la sua parola. Sì, io uno per dire cosa dopo le domande volevo rispondere a Fabrizio che è andato via, ma tanto c'è internet, c'è Libera TV, c'è un modo di ascoltare se ne ha voglia. Il tempo, i tempi, quanto ci mettiamo a
a sconfiggere la 'ndrangheta, la mafia. Io vorrei domani mattina, qualcuno ieri, però insomma poi c'è un testimone di giustizia che mi dice: io ho denunciato 23 anni fa, poi non ero andato manco nato 23 anni fa. Però i tempi non sono gli stessi, secondo me e secondo il mio punto di vista, perché il tempo è il tempo che ti dedichi a capire, a comprendere, a informarti, a discuterne, a lottare nelle varie forme di articolazione. Io vorrei raccontare una cosa brevissima. Noi abbiamo organizzato insieme a Don Giacomo Panizza, che sta alla Lamezia da un po' di anni, a gestire un bene dei beni confiscati, il giorno che non c'è. L'abbiamo fatto il 29 febbraio di 2 anni fa, perché era un giorno bisestile, ed era una provocazione culturale contro la 'ndrangheta. Siccome questo giorno non ci sarà il prossimo anno, oggi ci mettiamo che la 'ndrangheta non c'è. Però facciamo alla Lamezia anche a Pizzaglia, dopo che per un intero mese di dicembre Don Giacomo era stato vittima di intimidazioni alla comunità Progetto Sud. Don Giacomo, a distanza di anni, con un altro incontro in una scuola di qualche anno, disse una cosa che mi emozionò molto davanti a quegli studenti. Disse: noi abbiamo fatto una manifestazione e abbiamo deciso di non rispondere subito alla 'ndrangheta, cioè con un'iniziativa subitanea dei giorni caldi in cui sono stati sparati i proiettili. Ma ci abbiamo lavorato nel chiuso della CGL di Capizzaglia, la sede della CGL che aprimmo in quei giorni, con molte associazioni. Oggi, prima, i miei cittadini, quando io sono arrivato e quando facciamo la prima manifestazione antimafia, ci eravamo in 10 nel quartiere a fare una passeggiata, tra i quali l'attuale sindaco di Lamezia, coraggiosi, che ci fece uno vedere per le strade di Capizzaglia, ma eravamo in 10. Oggi, quando la gente mi incontra davanti alla comunità Progetto Sud, prima non si avvicinava, ora mi viene a stringere la mano dopo quella manifestazione. Ed eravamo in 4.000 nel cuore della città, in quel quartiere. I tempi non li determina l'orologio, li determina la vita, quello che fai, l'impegno che ci metti ogni volta, è il tuo modo di comportarti, è il tuo modo di crederci, di starci dentro. Questa l'ultima cosa, è un ragionamento che vorrei capire, insomma, se si può fare. In quel 46% dell'ipoteca bancaria, che è una proposta interessante, intelligente anche, no? Che diciamo smaschera anche un altro collaboratore, no? Dei criminali, chi lo si dice nel libro, in un pezzo si dice: ma il direttore di banca che conosce vita, morte e miracoli di me, povero disgraziato, che vado lì a chiedergli un mutuo perché mi devo acquistare o ristrutturare la casa, e mi fa le pulci e mi dice: no, non te la do, perché insomma non ha le garanzie giuste. Immagino che quando finanzia un'impresa sa chi sta finanziando. In quel 46%, la domanda che pongo è capire, insomma, se ci sono i tecnicismi adatti per poter, si può ricercare appunto l'aiuto ai testimoni di giustizia che invece denunciano. Cioè, la banca è vero, si tiene l'ipoteca, ma quell'ipoteca può essere girata a chi ha bisogno appunto di liquidità, ne ha bisogno subito per riprendere l'attività, come nel caso, insomma, che ci ha raccontato il testimone di giustizia. Questa è la domanda che volevo capire, si possa costruire un sistema del genere. Cioè, la banca si tiene l'ipoteca, ma quell'ipoteca serve a garanzia dell'imprenditore vessato, dell'altro, cioè in un ipotetico, diciamo, sistema di capitale. Deve essere più pagato. No, era la domanda mia, capire, insomma, come se la banca in quel momento diventa parte attiva di una lotta alla 'ndrangheta, nel senso, diventa quell'ipoteca, la utilizzo socialmente. Deve essere più soddisfatto, perché generalmente il meccanismo è quello che diciamo, gli 'ndranghetisti sui propri beni fanno gravare delle ipoteche e monetizzano i loro beni cash, in modo che quando poi vengono sequestrati non trovano gravato l'ipoteca e quindi non si può riutilizzare. Questa è la tecnica. Ma quello che dice il senatore Sede è molto interessante. Cioè, le banche, quando danno credito, ma
alle banche, attraverso i conti correnti e i movimenti bancari, conoscono molto vita e miracoli di queste persone. E la normativa antiriciclaggio dove l'hanno messa sul tappeto? Se si può fare un'azione, diciamo. Allora, io raccoglierei il suo intervento con la domanda e poi dobbiamo chiudere necessariamente perché si fa un orario attraverso il quale insomma. Innanzitutto buongiorno ancora a tutti voi, vi ringrazio dell'invito, di aver avuto i porti saluti dell'amministrazione a quale rappresento, l'amministrazione comunale di Spagna. Siamo un'amministrazione giovane, considerate che io sono la più anziana, che sono assessora della cultura, sono ragazze quasi come voi, 24, 27, 30 anni al massimo e quindi sono di primo insediamento. Vogliono garantire, dato il largo consenso avuto dalla cittadinanza, quasi 2.000 voti in 5.000 abitanti, di garantire appunto la legalità a tutti quanti, di fare tutte le cose in maniera legale. Come facciamo? Innanzitutto collaborando strettamente con la cultura, organizzando convegni come è stato fatto oggi, e vi invito a tutta voi, tavolo della Presidenza, anche con la Stromba, a parlarci anche di legalità. Che poi legalità non deve essere solo una parola superficiale così, ma va vissuta nel contesto prima di tutto familiare, nel contesto della scuola e viverla praticamente tutti i giorni, rispettando veramente le cose, allargando la mente a 360 gradi, perché vivendo nelle piccole cose quotidiane noi possiamo fare veramente le cose giuste. Quindi vi ringrazio. Ci rivediamo, spero, presto. Grazie mille. Se nessuna cosa aggiunge, io mi sono operato e quindi grazie per la vostra partecipazione e alla prossima occasione.